più che altro Sunny. Raise the sun! Thank you.
Signori, siamo in onda e qualcuno vuole perdere il ruolo da mod entro stasera, probabilmente. No. Voi che dite, miei cari giocatori, miei piccole vittime sacrificieri? Allora, io dico solo che ho sparato il permet e è stato anche utile per capire che erano, che erano ancora attivi. Gli altri non sono colpa mia. Sì, ma sono attivi per sbaglio. Sono attivi anche se non dovrebbero essere attivi. Ma altri non sono colpa mia. Ora non sono più attivi. Ecco, perfetto. Andiamo alla live. GG Twitch. Comunque, prima di iniziare il tutto, io ho un annuncio da fare. No. Sì, va bene, vado. Vi ricordo che è scaduta ieri, però sarò buono, quindi avrete ancora oggi per il Totosculo di questa stagione. Perché fammi indovinare, nessuno ti ha scritto niente. Nessuno mi ha scritto un cazzo, esatto. Allora non lo rifare. A parte me, dovete dire chi secondo voi sculerà di più questa stagione e soprattutto quanti sculi faranno. Per darvi un aiutino, siamo a Caino con 9 sculi, Arwan con 13 sculi, ma tanto non si conta. Calypso con 6, Crespino con 5, Umbris con 1, Apo con 1 e Silvius con 3. 1? Oh, no, ne ho fatti 2 di scudi. Allora, quello di Apo vale 20. Ti dico così a caso. Allora, Umbris ne ha 2 e Silvius appunto, ne ha 4. Ne ho fatti 2. Allora, oh, non ti togli gli scudi, stronzo! Allora me ne sono persi 2 durante il... Bene, questi sono i numeri e vi ricordo che... Chi azzecca sia il numero che la persona si becca una sub in regalo. Che belle cose, ma signori, Vendetta vuole esprimere la perplessità sulle inquadrature. Ti leggono i nomi delle persone. Lo so. Oh, no. Sente bene, ma legge il nome. E legge il nome di... Adesso non si vede, non si vede adulto, più il nome. Ecco, infatti. Basta, ottimo, che ottimo. Non c'è il computer sopra di noi. Optimus Prime, signori. In ogni caso, Mississippi. Che ancora non l'avevo detto. In ogni caso, Mississippi. Mississippi anche a te. Io come faccio a concentrarmi? Bene, signori, siete pronti per questa sesta puntata dei Tre Alberi? No. Siete carichi? Sì, signor capitano. Cavaliera, lei è pronta a pettare l'Aki come se non ci fosse un domani su questa terra? No, ancora io l'Aki, l'ho portato con me, ormai è mio. Ma la vera domanda è... Ma la vera domanda è... È Crispino che porta a spasso l'Aki o l'Aki che porta a spasso Crispino? Giusta, visto le dimensioni. Visto le dimensioni. Beh, visto le dimensioni è un'idea. Cavalcalo, cavalcalo. Esatto. Calmi, ti presento un gatto. Un gatto in groppa a un cane di grossa taglia. Che bello. Che bellissimo. Ti prego, fatto. Fallo, fallo. Ti prego, fallo. Ho visto di Pixie e un altro che era proprio un cuccio di gatto e un cane militare. Ah sì, è Brutus e Pixie. Yes. Che tesori. Ma andiamo avanti. Ma andiamo avanti, signori, perché la nostra storia... Aspetta. Vendetta dice, alza un po' il volume di Caino. Caino, no, ho cercato di alzare Caino, il volume, ma più così non posso alzarlo. È Caino che deve imparare a voce normale. Provo ad alzare un po' più la voce io, sì. È che se di solito quando parlo a voce normale arriva la gente che mi rompe da fuori. Scusate per lo stop. Oggi sono da solo, quindi... Quindi no. Urlare, signori! No, non urlerò. Non che poi arrivano i vicini, non è il caso. Esatto. E non posso nemmeno bestemmiare, perché il beep non ce l'ho tra i pulsanti disponibili sullo Stream Deck, che, ricordiamo, è stato regalato da Ame Greenside, che purtroppo, però, ormai non si vede più su sto canale. Ma porco... Lo andremo a ripescare. Credo che sia un pelo impegnato con il lavoro. Sì, infatti, lo sappiamo tutti che il suo lavoro è molto impegnativo e purtroppo ci mancherà. Ma andiamo avanti, signori. Chi farà il riassunto di oggi? Non io. Cavaliera, perché è arrivata ultima. Ma l'ha fatta la scorsa volta. Ma è arrivata ultima. Ultima, Anna cavaliera. Si offre volontaria, ha detto Anna, si offre volontaria. Oh.
Però il dado mi dice Caino. Ok, che va bene. Oh no, che sta. Le due litiganti. Che guarda caso lui equivale al numero Tarae, signori. Tarae. Come gli occhi che ha sul volto. Come i suoi bellissimi occhi. Ma andiamo avanti. Ok. Ho riletto più o meno gli appunti. Cercherò di fare un riassunto migliore di quello dell'ultima volta. Che la cavaliera, mi ricordo, era rimasta confusa di quello che stavo dicendo. Allora, sei bravissimo. Partiamo dal fatto che la sessione scorsa è iniziata con, appunto, noi che avevamo appena terminato il fight contro Tobias o Lelaps. Abbiamo scoperto essere indifferente. E si sono scoperte in un susseguirsi di discorsi tra i vari personaggi un bel po' di informazioni utili, tra cui appunto che Daphne e Lelaps sono due personaggi di un mito greco abbastanza famoso che si stanno evitando di ammazzarsi a vicenda da qualcosa come 500 e passa anni. Ok, che Lelaps ha tutti gli effetti un padrone che grazie a un leggere nel pensiero di Calypso abbiamo scoperto che David Truman. Ok, e che l'Elaps è stato manipolato mediante il medaglione di Widows. Ok. Dopodiché, che altre informazioni belle abbiamo visto? Dispazione. Ok, altra cosa, ecco, ultima cosa che abbiamo visto. Sia Tela che Alabrai, che a suo punto presumo anche, come si chiamava lui, Cernunnos e Widows, questo ci aggiungo io l'ultimo, sono tutti quanti nella storia, hanno preso diversi nomi, tra cui anche quelli delle divinità greche. Quindi è l'eternità che stiamo sempre andando a rompere con sempre loro. Cambiano solo nome, ma sono sempre loro. Io dico solo che sono molto fiera di questo momento, di questo giocatore. Basta. Il corpo del master. Porca tro, basta. Tutti pilli? No, ce n'è già abbastanza di... No, fin troppo. Ricordiamoci, sono arrivato ad 8 due sessioni fa. Su 5. Porca troia. Ho iniziato a tirarli e non mi sono comunque serviti a niente perché prendevo sempre il primo risultato. E io andiamo non avanti. Ne posso niente, raga, è così. Beh, quella sessione stavo anche sculando un casino, però... Ma ne ho tutti sculato tantissimo, però... Ma purtroppo adesso la parola va al master. No, fine dell'episodio. No, Silvius. Ok, un punto Vespi qui a Silvius. No. E siamo a 2 in meno di una settimana. Siamo ancora alla serata che ha succeduto la vostra battaglia contro Tobias alias Lelaps e i suoi cani. Bonnie vi ha appena dato, o almeno ha dato a Silvius una lista di locande da indicarvi. 3-4. E qualcuno di voi aveva espresso il desiderio di fare una telefonata. Prima tre telefonate, esatto. Diventate tre. E poi sono diventate tre, ma queste ma andiamo avanti, non è rilevante. Prego, adesso. Signor Sculo incarnato, mi dica. Proprio io. Drin. Prima di tutto, direttamente dalla buona Irlanda, spero, William. Squilla una volta, squilla due volte, squilla tre volte. Cosa c'è? Sei tu, porca di... Che succede? Ti sento un po' indaffarato. Un casino. Ah. Riesci a riassumere? Come si chiamava quel tizio che volevi che controllassimo? Non mi ricordo. Il maggiordomo, sì. Quello. È appena evaso. Che combinato. Perché non mi sorprende? È successo, eravamo...
o almeno io ero qui e esploso tutto. Ha fatto saltare in aria la centrale dei gigli affilati. Così sembra. C'è un polverone allucinante. Oh signore, fai così. Lascia stare, torna a casa. In ogni caso, ti volevo parlare di una cosa. Fammi uscire da questo posto di merda. Ah, sì. Quello che... che hai detto al piccoletto, immagino. Te ne ha parlato. Fammi modi per scoprire le cose. Allora, ho cercato in quella cazzo di libreria. Non hai neanche bisogno di fare inganno. È troppo impegnato. Non soffocare. Mm-hmm. Era completamente vuota. Ho trovato solo un foglietto. C'era scritto una cosa in una lingua strana. Non sono riuscita a decifrarlo. Scrivilo, magari riesco a capirci qualcosa qui. Sì, te lo mando tra poco. Porca troia, è l'ultima volta che entro uno di questi posti di merda. Ho delle notizie qui in America. Quale? Un potere che permette alle persone di essere sotto il tuo controllo, fare quello che vogliono nonostante non vogliano farlo. Ti dice qualcosa? Mi dice un sacco di cose. Mm-hmm. Ce ne sono a migliaia di patati della corte di Titania che hanno quel tipo di potere. Sì, peccato che era sul medaglione di una divinità dimenticata misto a tutti gli altri tipi di magia esistenti. Wow. Mm-hmm. Roba da streghe. Roba da streghe. Oppure da qualcosina in più, non lo so, magari potrebbe essere una pista sul capire chi è tuo padre. Cosa, pensavi mi fossi dimenticato che ero anche a guardare per quello? Meglio per me. Ma senti, la cosa, se è così complicata, ti consiglio di fare attenzione se nel caso fosse invischiato un demone. Caro mio, la cosa è molto più complicata di quello che immagini. In effetti, da come la descrivi, sembra un gran puttanaio. Mm-hmm, oh no, mi stanno idea. Venendo a chiedere. No, oddio, ti richiamo. Mm-hmm. Se hai qualche problema, mando il messaggio. Se hai qualche problema, chiedi a Nerin al numero degli avvocati. Ok. Li chiedi di Nerin o del numero di avvocati, ok. Seconda chiamata. Eloise, pronti via proprio in linea diretta. Eloise, che bello! Qui tre alberi, cosa cazzo volete? Ah, non lo so, vuoi sapere cosa sta succedendo in questo puttanaio di America oppure no? Prego. Allora, hai presente, penso di sì, Daphne? La bene, gigantessa... Vedi che fa una pausa? Furry? Si chiama così, quel genere di... Ah, vedo che sta imparando piano piano. Questo internet è un casino. Ah, non mi dire. Comunque si hanno provato a ucciderla una o almeno hanno provato a trasformarla in pietra. Hanno provato cosa? Ah, sì, hanno hai presente il suo ex? Hanno provato a fare quella cosa del mito.
Vuoi dire quella cosa del paradosso? Sì, esatto. Diciamo che il cane era estremamente vicino alla tana e lei era dentro la tana. Fortunatamente avevamo dei pallettoni molto forti. Avete ammazzato l'Elaps? No, l'abbiamo gambizzato. Oh! Io questa la mando a quella puttana della Grecia. Appena riesco a mandare una missiva. Seconda cosa che potrebbe interessare anche voi lì a Londra. Hai presente la collana che aveva sulla sirenide che è stata trovata morta e quella che aveva sulla capra? Quella di Widows. Aveva una collana? Sì, quella di Widows. Anche quella che aveva sulla capra, ti ricordi che ce l'ha fatta vedere? Sì, me la ricordo. Ma sulla... Ho qui il rapporto. Non c'era una collana tra le sue cose. No. Sì. Ce l'aveva su... gliel'ho vista su quando eravamo lì a Tre Alberi. Comunque... C'è un piccolissimo problema con quelle collane. Sarebbe? Hanno su il tuo tipo di magia. Hai presente tutti gli elementi mischiati di tutte le magie? È proprio quello. Non ti risponde. Senti che è ancora dall'altro capo del telefono, ma non sta rispondendo. Sì, ecco, però l'effetto che hanno è controllo mentale. È quella che è con quello che hanno usato per il cane Lester, mandarlo a provare a far avverare il paradosso qui. Mi stai dicendo che Devo fare una telefonata. Possibilmente vomitare. Ok, sì, a chi è la telefonata? Perché dovrei chiamare Agatha adesso per chiedere, per dirle anche a lei, così almeno fa attenzione. Telefono a lei. Ok, ciao ciao. Click. E chiamo Agatha. Fa squillo. Squillo. Tanto aspetto, un altro squillo. Amplifon, signorina. Sei tua? Sì, non sono esattamente così versato in francese, Agat. Ciao, comunque. Cosa? Sei tu? Sì, Arwan. Sono Arwan. Proprio io. Come hai avuto questo numero? Diciamo che sono bravo a trovare le cose. Comunque, abbiamo delle novità a cui dovresti fare attenzione mentre sei in giro a svolgere i tuoi doveri da boia. Hai presente le collane la collana che aveva la capra addosso? Oui, Monsieur Silvius. Sì, esatto. Hanno sopra lo stesso tipo di magia di Eloise. Sì, ma possibile? E invece è possibile, sì. Tutti i tipi di magia, uno insieme all'altro. E serve per... o almeno... quella che aveva Silvius, la magia era già terminata. Mentre quella che aveva addosso il cane qua in... l'Elaps qua in America aveva un incantesimo di controllo mentale. L'Elaps? Sì. Le chien? Il cane? Sì, il cane. Ti dico solamente che sto uscendo adesso dalla tana di Daphne. Sono molto sorpresa, Monsieur Arwan. Dovrei rimettere a posto
i pensieri, non... quello che mi ha detto è molto interessante, ma non ha molto senso. Perché non ha molto senso? Perché la magia di Eloise è quasi divina. Ah, sì. Giusto, tu non lo sai, vero? Il medaglione appartiene a una divinità perduta. Ho Quale dimenticato. Divinità? Guidos. Guidos? Guidos. Non ho mai sentito questo nome. Domanda, Sunny, io cosa so effettivamente di Guidos? Quello che... A parte un cazzo. Esatto. Tu appunto non sai un cazzo di questa divinità. Non hai incontrato granché, se non qualche sussurro. L'ultima volta avevi già fatto un tiro. Mm-hmm. E era... No, infatti non mi ricordavo per quello. E invece... E Louise sa cosa ho effettivamente fatto per questi 5 anni? Scusa, Agat sa che cosa ho fatto per questi 5 anni effettivamente, oppure? Questo tu non lo sai. Sì, è una divinità dimenticata, giustamente, e in alcuni studi mi sono imbattuto nel suo nome un paio di volte. Non ho la più pallida idea di chi sia, cosa faccia, ma esiste e niente. E a quanto pare, diciamo che è un po' molto proattiva. Tutte le divinità stanno diventando un pochino troppo attive in questo tempo. Altre divinità attive? Mm-hmm, Tela. Tela è sempre attiva. Arawari, quando ci metti? A proposito, Arwan, stai parlando... No, no, Arwan sta camminando e sta andando verso l'hotel nel frattempo, verso il suo hotel. No, perché Anna, se sei con noi ad una certa vorrei intromettermi nel discorso per dire una roba da gatto. Perché Anna è ferma? No, a me non dà di... a me sta caricando la camera, no? Quindi... No, Anna è in modalità pensatore. Prova, no, prova. Anna pensa. Ecco. Aspetta, che... Anna è loading. Sì. Ok. No. Ora ci sono? Okay. Fatta. Anna ha smesso di caricare, vai. In realtà dall'ultima volta Aaron ha preso, è andato verso l'uscita e sta continuando a camminare mentre fa le sue telefonate. Ok, quindi... ad una certa anche cioè, Calypso si intromette brutalmente nella telefonata. Se no, ma era già fuori. No, ma era già fuori, ha tirato un calcio a me che era... Appunto. Ah, e allora F. E poi se l'ha detto telefonata vuol dire che è già un bel po' avanti quell'uomo. Mm-hmm. Ormai è sconfinato in Sud America, quasi per me. San Salvador. È arrivato prima lui a San Salvador di Umbria. Sì, sì, oh no, si riceverà le furie dal Cina. Io avevo avvertito. Sì, Tela ha fatto spuntare un terzo occhio al pennuto. Qua? Sì, esatto, e le è apparsa in sogno. Parentesi, questo è meta. Arwan, professione, far prendere un coccolone ai miei NPC. Sì. Arwan, volevano informazioni, io le sto dando informazioni. Beh sì, quindi direi che è possibile che ci sia un altro dio di mezzo, sperando sia solo uno. C'è qualche altra divinità attiva in questo periodo che dovrei sapere? Che io abbia scoperto al momento, no. No. Hai già parlato con Agat? Con Eloise? Si è messa a vomitare. Oh no. Comunque... Quindi non è buono che tu le chieda di contattare la Fenice. Oh no, 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 no. L'abbiamo incontrata 3 alberi prima di andare via? No. Oh. Ah sì, la è venuto a cercarti. Senti che proprio alza la voce. La Fenice
e ai tre alberi? Era quando noi siamo partiti 3 giorni fa ormai. Cosa ci faceva ai tre alberi? Cercava te, voleva parlare con te. Io odio il mio lavoro. Sì, immagino. Sì, un'altra cosa che forse potresti odiare, non lo so, dipende dai punti di vista. Eloisa ha detto che tua sorella potrebbe aiutarci, sai dove possiamo trovarla? Oh no. Hai idee migliori? Leont non mi contatta da millenni. Mm-hmm. Ma tutte le volte che sono stata abbastanza vicina a lei ha lasciato detto di dirmi che non è mai troppo lontana. Non ho mai capito cosa volesse dire. Probabilmente cose forse non troppo lontana da me, o forse non troppo lontana da casa. Ok, va bene. Qui è un po' tardino, forse meglio se non hai altro che potrebbe aiutarci tu. Io vado a fare una bella dormita. In ogni caso, io in questo momento sono in viaggio per il Giappone. Mm-hmm. Ok. Se avete bisogno di me, fatemi un chiamo. Buona fortuna. E una cosa. Una camomilla farà bene. Ne ho già provate tante. Clic. Quelle già... Non hai provato quelle indonesiane. Ok. Lo dice. Domanda. Ok. Domanda. Prego, Caino. Mi puoi ripetere il nome della sorella di Agatha così me lo appunto? Cleant. Cleant, ok. Non ho idea di come lo scriverò, però va bene. Lo farò. E finalmente le chiamate sono terminate. E finalmente le chiamate sono terminate, signori. O meglio, coloro che sono rimaste al capannone o che devono comunque partire dal capannone, quindi tutti gli altri, a parte Arwan. Un momento. Panchina. Ma Milena? Prego. Milena è con Arwan. Lui. Milena è con già... lui. No, okay. No. Okay. Milena è già arrivata all'albergo, cioè corsa via. Via. Ok, per sapere. Quindi usciamo. E quindi siete. Vabbè, quelli che sono dentro. Quelli che sono dentro escono. Quelli che sono rimasti fuori, che stanno lì, che finiscono la mia ramanzina, è un altro discorso. Ah, sei ancora lì. Domanda. Okay. Sì. Domanda. Tu come hai reagito al calcio che mi ha tirato Arwan? Solo io ti volevo mordere il dito perché mi hai messo il dito sulla bocca. Però visto che hai dato il calcio, okay, non ho avuto modo di darti il morso. Io esco letteralmente che mi stiracchio sia le braccia che poi distendo le ali per lungo. Chi esce, Master? Esce che anche è, usciamo tutti. Sì, sì. No, Bonnie non esce. Andata a lei. Quindi anche loro sono andate a tutte a usare. Ah. Tipo, vedo uscire loro, richiamo tipo un attimo l'attenzione di Bonnie, tipo con un gesto di dirgli aspetta, non sparire. Ok, sta andando e vede che fai il cenno, si ferma. Tiro fuori il telefono, che comunque ho sentito, okay, che mi vedi stava vibrando. Vedi che ci sono dei che c'è un messaggio con dei link di Google Maps che conosci comunque. Mm-hmm. Sì, sì, sì. E con su scritto dai loro queste indicazioni, punto. Qualcuno ha un telefono? Sì. Scambio di numeri, scambio. Queste sono le locande
i link per arrivarci, io mi tratterrò qui stanotte. Ok, va bene. Toto non ha idea, ma piccolino. Sono già pagate o... È la domanda. Mi affaccio dentro. Chiedono se sono già pagate. Senti la voce di Bonnie che ti risponde: tu ti fai pagare per suonare? Ci sto lavorando, ok? No, non sono pagate. Dove sono vissuti finora? Se è possibile spunta Calypso così con gli occhi dolci. Dai. E dai, vi abbiamo salvato la vita. Cioè, abbiamo immuietato una manina. Due soldini. Così. No, io ma tipo mi metto affacci, insieme. Sono tutti affacci. C'è Bonnie che sta lì con un braccio sul portone del capannone. Così, ti vede? E va bene. Faccio io. Esce fuori il suo borsello. Ti dà queste sono 80 monete, 80 raggi, e te li dà in mano. Senti carina, lo faccio solo perché ti ho dato della campagnola e non te lo meritavi. Ma io sono una campagnola. Vabbè, la campagnola però. Se non vuoi i soldi puoi anche... No, puoi grazie anche... E sparisce in quell'esatto istante. Calypso. E vedi che si allontana da te fisicamente, ma comunque rimane nei pressi. Comunque borbotta qualcosa mentre si allontana da te. Avrei voluto provare a tornare a esibirmi per pagare io loro, visto che non è stato tanto piacevole il nostro primo incontro, e vorrei farmi perdonare il fatto che sono tappato come... Puoi sempre farlo. Se andiamo alla locanda, andiamo. Esatto. Tanto ho il suo numero, magari ne parliamo domani. Adesso. Sono molto stanco adesso. C'è ancora Bonnie che ti guarda. E c'è un sorrisetto di chi... Sì, so cosa stai pensando, Bonnie, fatti i cazzi tuoi. Comunque... Oh, io non penso niente, sono soltanto un peluche da letto, a quanto pare, adesso. Buona serata ragazzi, quando arrivate mandate un messaggio, e tipo li spingo fuori e chiudo la porta perché questa situazione il mi sta mettendo veramente... Il portone è grande come la tua esistenza. Beh sì, tiro Bonnie dentro e mi voglio togliere da questa situazione abbastanza... Sentite una risata e un fischio da dentro il capannone e delle risate, ma poi... E nel frattempo Calypso e Crispino si guardano. Ma in che senso, scusa? Sirius ha delle abilità magiche. Beh, dipende dai punti di vista. Ad alcuni potrebbero... No! Beh, no, scusa, Sirius ha 5 centimetri magica. Di abilità magiche. Per citare. Per citare. Bene, signori, voi che siete rimasti fuori dal capannone, cosa volete fare? Dire che ci dirigiamo verso... Abbiamo i soldi. Credo che siamo così tutti abbastanza stanchi dalla battaglia. Io ti ripeto, il mio non dà problemi. Almeno finché non arrivo. Tu sei un caso a parte, tu sei... Io sono un cavallo. Tu sei un cavallo. C'avete... Io sono nascosto. Io sto pensando ad altro, non sto capendo la situazione. No, vabbè, niente. Dove ti nascondi? Chi ha il vestito più lungo? Sono io, ma in questo momento sono tipo alienato con la testa. Ma sta ancora parlando? No, sto pensando ad altro. Sto guardando le stelle, okay, in questo momento. Ma non notiamo che stai un po' fuori da... Sì, faccio da anche noi fatica a respirare, quindi non notate benissimo. Oh cavolo, se me ne accorgo... Sì, notate che Umbris c'ha un pochettino di fiatone e non ha un bel colorito. Però tutto sommato non sembra star per morire.
Però stavo a nascondere. Sì. Avete presente una persona nascondere con il raffreddore? Il respiro è più o meno quello. Ok. Sì. Si nota, avverto gli altri. Ragazzi, Umbris non mi sembra stare benissimo. Credo che sia per la questione acqua. Acqua. Giusto, Umbris? In effetti è da un po' che non... Forse faremo meglio ad andare nella locanda. Magari ci sarà una vasca da bagno o qualcosa del genere, dove potrà immergersi per le prossime giornate. Credo. Sì, infatti. Speriamo, sì. Io nel dubbio me lo carico sulle sulla groppa. Ah, di peso. Tipo sacco di patate così. Dici qualcosa, Umbris? O rimane sì, così? Dico qualcosa, sono tipo porca miseria. Dico però il sirenide, bestemmio il sirenide. Oh. E gli tiro una gomitata fortissimo nello stinco. Tieni giù le mani. Aspetta, aspetta, però se fai così io parto al galoppo. Vai, non volevo toccarti, ma mi sa che ti toccherò la pancia, visto che mi carichi sulle spalle. Sessione, sessione seria, cheat. Io lo salvetto sulla tecnica, cade di sotto perché non si aspetta e non può reggersi da nessuna parte. Raga, vi rendete c'è un sirenide in groppa ad un cavallo normale per Las Vegas. Però si vede, è coperto con il cappuccio. Quindi vabbè, qualche pubblicità. Chi gli ha dato funziona il cappuccio? Non me l'ha dato nessuno il cappuccio. C'ha un mantello mitico, ma nessuno mi ha detto di farlo. Quindi porca miseria, gli do la mia felpa di che mi ha dato Arwan. Tanto io sono un cavallo. Il problema è che c'ha una coda lunga 7 metri. Se la gliela la torciglia ricordi, allora, volevo fare. Fermi. I spoileri. È un cosplay. Mi sto perdendo. È vero, il Comic Con, cioè a Las Vegas. Famosissimo. Magari forse non in questo periodo dell'anno. Cioè, a Las Vegas è sempre Comic Con. Sanni, in che periodo dell'anno siamo? Siete a settembre 2023. Nel futuro. Cioè letteralmente state guardando se c'è il Comic Con. Posso dire una cosa? Il 16, no, 17 settembre c'è il Comic Con a Las Vegas. Ma siete oltre il 17 settembre. Oh, uffa. È 20. Beh, lancio una stordente. Mi è colato stordente per fermare il cavallo. Allora, nel mentre questi fanno il giro tondo, ok, mi piazzo davanti a Calypso in modo di stare. Vi volete dare una calmata? Ok. Per l'amor di Dio. Cosa dobbiamo fare con lui? Prendi questa e gli passo una delle mie pozioni. Dovrebbe bastare fino a che non arriviamo alla taverna. Caino. Oh no, che è successo? Un ben in arrivo. Sì, molto probabilmente un ben in arrivo. Aiuto. Fammi un tiro di focus. No. Definisci focus. Cazzo. Cos'è il focus? Tu non puoi averla come non averla. Oh no. Dov'è? Oh no. Non ce l'ho. Se non hai l'abilità, usa senza abilità. Quindi adesso aspetta, possiamo... no, l'avevo letto. Focus è una cosa per lanciare incantesimi. Ah, sì? Oh. Sì, era un'abilità per lanciare incantesimi, l'avevo letto quando ho visto le abilità. Oh mio Dio. Tiriamo senza abilità, vai. Sai che quasi quasi lo ritiro. Sì. Tanti benni ce li hai. Esatto, e tanto mi avanzano sempre. No, non devo averlo. È stata peggio. Guarda, ci provo un'ultima volta, se va bene male, se va bene ok, se non va bene... Va bene male. Non va. Non va. Non va. E niente. No. È impossibile. E niente, senti un ronzio, ma... Bene, continua. Stavo dicendo. Dovrebbe... Umbris, bevi almeno così avrai delle sembianze normali. E potremmo andare alla taverna senza avere troppi problemi. È notte fonda. Non è notte fonda, sta diventando notte, giusto? Sì, è sera praticamente. No, aspettate. Voi avete fatto tutto questo ambaradan durante la notte. Sta arrivando l'alba.
Ok. Sta per sorgere il sole, quindi tanto vale sbrigarsi. Oh, merda, oh, quanto mi tre. Bisogno di una merda, donna. Quanto mi prudono le mani adesso. E niente, bevo la pozione che gentilmente Akrino mi ha dato. Però cazzo, quanto vorrei menare qualcuno adesso. Bevi la pozione? Sì. Ok. Non funziona, vero? Sì, funziona. Okay. Ma ti rimani in un lampo, c'hai l'aspetto di un normale essere umano, un pochettino emaciato, anziano, più o meno della tua età. Umbris. Però ci 50 anni! 50 veterano anni! Veterano di Xer. È invecchiato male, Leo, ricordatelo. Molto no, male. No, io non ci sto. Denunzio. È invecchiato molto, molto male. Ricordati questo particolare. Non puoi far avere a chi ha la vecchiaia più grossa, perché vinco io, porca puttana. Se permetti. Sì, ma io te l'ho detto, è invecchiato male, ma sono 50 anni. Ma andiamo avanti. Se poi fa un'altra cosa, andiamo un'altra avanti. Cosa, andiamo avanti. Però, dicevo, ti rimane in bocca un sapore strano, mezzo rancido, mezzo marcio, mezzo mandorla. Qualcosa di... Sono le mandorle. Oh, buone le mandorle. Almeno. E ti rendi conto che nella tua pozione c'era un serpente. Interessante. Potrei mangiarmelo. Me lo mangio. Ok, vedete questo spaghetto. Sirenide che cerca di... Ma è vivo o è morto il serpente? No, mi tengo la bottiglia da parte. Okay, tengo la bottiglia da parte e poi me lo mangio più tardi. Praticamente sotto spirito. Vabbè, mi tengo la bottiglia da parte. Siete e poi pronti? Me lo mangio più tardi. Che locanda scegliete? Avete tre nomi. Più vicina. Quella col nome pezzozzo. Allora, avete a disposizione l'allega affamato, l'ultimo giardino e il rododendro. E ovviamente. E il rododendro furente. Per quanto mi faccia ridere la parola rododendro, io continuo a puntare a quello più vicino. Okay. Visto che sta sorgendo il sole e ci dobbiamo sbrigare. Non c'era nessuno che si chiama Cavallino in alberato, vero? No. 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 Cristo santo. Va bene. Vi dirigete all'ariete affamato. La zona dell'ariete affamato non è particolarmente piena di persone, è una traversa di una via principale, una delle classiche di Las Vegas, dove ci sono tanti casinò, hotel, casinò, vedete in lontananza una ruota panoramica. Voi girate l'angolo e vi trovate di fronte a questa strana porta di quelle metalliche mezza arrugginite, con semplicemente scritto con uno spray Ariete affamato, con un disegno che va oltre la porta e ricopre il muro accanto di un ariete con la bava alla bocca. Domanda, in questa via c'è un hotel che sembra particolarmente lussuoso? O sono magari ce particolarmente lussuoso? C'è Aroman lì davanti, cioè, che è quello che sembra particolarmente lussuoso. C'è praticamente uno dei c'è il Bellaggio, che sono accanto a altri hotel, sono tutti okay. lussuosi. C'è uno, c'è addirittura la piscina con tante palme. Okay. Ecco, spoiler, Arwen è quello con la piscina. Quando in furtività voglio entrare in quell'hotel. Esatto, faccio una foto a quello con la piscina e dico: se sei qui, mando un messaggio ad Arwen. Se sei qui, noi siamo in quella locanda lì, tipo la bettolina di fianco all'hotel. Arwen, tu ricevi questo messaggio del tuo hotel. Io tiro su il Martini in piscina. Ah, ok. Nel mentre c'hai attorno tante belle ragazze in bikini che ti stanno coccolando perché, oh, che bel bambino, ti faccio le treccine. C'hai due tette no, davanti, grosse così. Tante. Il problema è che non sono in modalità bambino perché avrei le ali di fuori, Sanni. In piscina. Mannaggia. È vero. In che modalità sei?
secondo te? Modalità umano, ok. Human being. C'hai comunque delle belle signorine che ti fanno, che ti spizzano da lontano. L'ho lasciata in camera, Milena, perché sennò muore se devo mettermi. No, Milena c'ha il suo, è anche lei a bordo piscina, che sta giocando con l'acqua a bordo, con a bordo vasca, okay. Con il suo costume intero, che si vergogna dell'essere così smilza. Non volevo starci. Intanto... Allora, siamo in un hotel... Sì, sì. La teglia, nemmeno il piatto, la teglia di tiramisù. In piscina. In piscina, esatto. È presente l'esorcista? Sì. Appena tu tiri fuori la teglia di tiramisù, la testa di Milena fa quasi 180 gradi e si fionda sul tiramisù, ovviamente, ed è una di nuovo, ed è di nuovo una ragazza felice. Dei problemi, quanto però, sono facili non da comprare i tuoi NPC, cioè sì. Tre NPC abbiamo visto, tre NPC, gli dai una cosa, comprati a vita, non ti tradiranno mai più. Milena i dolci, no, Milena e Nerini i dolci, scusa, perché tutte e due. Vabbè, andiamo avanti, sì. Entriamo in questa bellissima locanda, voglio dire. Ok. L'ariete affamato. Chi è che apre prima di tutto? Chi è che apre la porta? Io non ho le mani. Io non posso. Chi è tocca che apre? È l'unico camuffato. Mi tocca aprire. Ok, Umbris apre. C'ho tipo un cavallo dietro e un uccello sulla spalla, ma questo era il tuo discorso. E un folletto. Ma io sono folletto tra le gambe. Allora, io sono rimasto fuori semplicemente perché... Per quanto sia abbastanza sicuro che sia comunque un posto per fatati o meno, non ne ho la certezza e quindi volevo rimanere fuori per guardare un attimo, spulciar dentro se vedevo qualcuno nel hub, se c'è. Ok, hub. Ecco. Intelligente ragazzo, non entro, prima vediamo Kaino cosa vede. Perché nel caso ho un'altra pozione me la drinko subito. Ok, vuoi fare... cosa vuoi fare, un percezione? Ma sì. Umbris apre, tu lanci un occhio veloce veloce? Sì. Ok, fammi un percezione. Un successo. Onesto. Per sto tiro non lo uso. Onesto. La prima cosa che vedi, chiara come il sole, è che a girare tra i tavoli di legno, legno molto bello, lucido, diresti quasi laccato, è una satira bianca. Ok, quindi nessun problema, entriamo tutti. Entrate. Questa ragazza stava pulendo i tavoli, si gira. È una bella ragazza, una bella satira, dai capelli corti, delle corna d'ariete e niente, il suo manto è semplicemente bianco, candido, ha delle lentiggini e degli occhioni grandi e azzurri. Ah, salve, buonasera o buongiorno. Come posso esservi utile? Benvenuti alla rete affamato. Oh, santa cena. Oh, io mi siedo un attimo. Cerchiamo un posto per la notte. E è un po' da mangiare. Giorno. Anche. Per la notte. Ok, giorno e notte per 1, 2, 3, 4 persone. Ok, farebbero... siamo 10... in 5 in realtà. No, 5? Aspetta. 4. No, 4. 4 Silvius e una spada. Ok, sì. Stanno né Silvius né Arwen. Ok. No, ma in character, Calypso che non sa contare questo. Sa le conoscenze arcane 4. Della natura, non sa arrivare a 10. Come le tue gambe. No, non ho le mani in questo momento per contare. Va bene. No, ce le hai. Cioè, guarda che quelle no, gli zoccoli. Un'illusione, quello è un'illusione. Cavallo nella locanda.
Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Ok, quattro persone fanno 10 raggi a testa al giorno. Paga il cavallo. Vitto alloggio compreso. Sì, grazie. Dove li tieni le monete? Ora mi pesci in faccia. Quale tasca? C'ho le mie borselle addosso comunque. Ok, una, lei li prende, conto. Li mette in saccoccia, semplicemente. Ok, una centaura, un folletto, un avion e... Guarda Umbris. Non ho una bella cera. Sì, lei è un sirenide, sicuramente. A proposito, avete una... Posso metterle a disposizione una tinozza d'acqua. Una vasca. Basta. È meglio. Basta. Che umiliazioni ogni giorno. Oh, la non deve prendersela così. Siamo nel deserto, dopo tutto. Ma ha detto il giorno in cui ho detto di sì. Che posto di merda. Non siamo in Vegas. Che posto di merda. Stilorci. Comunque, benvenuti nella locanda. Io sono Zoe Zampadura e mio fratellino dirigiamo questa locanda. Lo vediamo il fratellino? ma noi tipo sappiamo il cognome di Silvius. Sì, vero? Io l'ho detto. Oddio. Sì, Silvius. Aspetta Zampadura. Un attimo. Sentite un facepalm in lontananza. Questo suona. Stanno notici così forte che si sente fino a New York. Dove l'abbiamo già sentito, ragazzi? Sì. No, tu allora, Crispino, devo durarmi un caso. Lo sai. Tu Crispino lo sai, lo disse. Lo sa. Lo so, ma lo sa. Per fare... Ti sei presentato come Silvius Zampadura. Ma Crispino non c'era. Sì, ma lo sa, non me lo ricordo. Episodio 6, lo sa. Episodio 6, okay. Era per fare... Allora, io quando hai detto bionda pensavo all'altro satiro, quello che mi porto dietro, non che fosse mia figlia. Oh, cazzo. Oh no, spoiler. Oh, Madonna, oh, no. Dio. Spoiler, scusate. Potevamo scoprirlo? No, è sicuramente più giovane di lei, di lui. Hanno lo stesso cognome. O è la figlia o è la nipote. Cazzo, e è vero. Da dietro il bancone, anche quello bello laccato con dei calici appesi sopra il bancone, arriva un'altra voce, maschile stavolta. Zoe, che succede? Ah, dei clienti. Vedete entrare un ragazzo della stessa età di Zoe, anche lui occhi azzurri, anche lui lentiggini. Anche lui capelli bianchi. Avete già incontrato la mia gemellina, a quanto pare. Sì, Zampadura. Silvius si chiama Zampadura, giusto, Umbris? Conoscete un Silvius? Guardiamo le loro espressioni, se si incazzano. Nel momento in cui dite Silvius e Calypso dice Zampadura, Zoe... Prima stava ridendo, il suo sorriso scompare e la vedete impallidire. Guardate Zack, che lui stava ridendo, ma il suo sorriso non sparisce. Non nel senso che diventa un'espressione esterrefatta, la sua è più un'espressione arrabbiata. Conoscete quel figlio di buona donna? L'abbiamo picchiato! Ce l'ho in realtà! L'unico che mi ha picchiato non è lì, però sì, mi hanno picchiato. E non lo sapete perché non c'eravate, però mi hanno picchiato effettivamente. Io sì, lo so, quindi sì, posso dire che c'era, che è successo veramente. È vero. È una cosa che mi è... Ok, ma... Cioè... Tra 5 minuti Zoe... torno, giuro. Si butta addosso a Calypso, proprio che te la ritrovi alla tua altezza. Porca proprio, ti metto l'ala in mezzo. Che ti guarda dritta negli occhi. Sai dov'è? Dove l'hai visto? Oh. No,
No. Appena vedo che gli scatta tipo, contro, gli apro mi tiro, io tipo ti faccio... No, gli tiro un calcio. No, non lo so dov'è. Se mi tiro un calcio all'ala, io tiro fuori il fucile, non è che ci metto tanto, eh. Ok. E dai, aspetta almeno 30 secondi. Apri l'ala e Zoe ci sbatte la testa e cade all'indietro. Che modi! Sei tu quella che sei corsa addosso. Okay. Le tendo una mano per aiutarla a tirarsi su, perché forza. Poverina. Viene soccorso ovviamente dal fratello, che l'aiuta a rimettersi in piedi. Non volevo farti male, però volevo evitare che si facesse male pure lei. Non dovete preoccuparvi, lei è una acrobata provetta. Dove l'avete visto? Ma l'ultima volta in Inghilterra, ma ti parlo di anni fa, quindi mi sto mentendo palesemente, probabilmente si vede anche, però se vuoi ti tiro qualcosa per... Ok, tirami persuasione. E qui io mi sto mordendo letteralmente un labbro perché da sempre, ma perché non fai parlare me? Perché non fai parlare me? Cretina. Oh, un successo. Credo sia un bel contrapposto. Esatto. E questi sono tutti bardi. Uso un Benny. Perché non si sa mai. Mm-hmm. Un successo. No, è sempre un successo. Questi sono tutti bardi. Da. Zack non è tanto più grande rispetto alla sorella. Però per un istante c'hai l'impressione che se potesse saltarti addosso lo farebbe. E a giudicare da quanto sono rilucenti i suoi zoccoli e le sue corna, potrebbe anche farti abbastanza male. Però, anche se si acciglia quando gli dici l'abbiamo incontrato in Inghilterra, dopo un po' si rilassa. Ok, non me lo volete dire, dopotutto quello stronzo è molto famoso. Beh, non ve ne farò una colpa se siete dei suoi fan. Oh mio Dio, no. Sì? Famoso? È un musico. Quando mai quelli come lui non sono famosi? E lui? Ti stupirebbe sapere quanti in realtà lo sono seriamente. Che non li conosce nessuno, però... Se dici che è famoso... Ci fidiamo. Oddio, dipende per cosa è famoso, però... Famoso per essere un grandissimo musicista? Beh, se... Non ci crede manco Leo, guardalo. Non ci crede manco Leo. Musicista girovago. Tipico di quelli come lui. Vanno in giro... Mettono incinta un paio di zoccole in giro e ovviamente i risultati siamo noi. Io penso tranquillamente, quello schiaffo glielo dovevo dare. Con il guanto di ferro. Comunque, appunto. Benvenuti. Se lui ci ha detto il follettino, io no. Se come ha detto il follettino l'avete picchiato, benvenuti. Porchi. Quanto forte, piccoletto. Guarda Umbris. Quanto forte. Tiro solamente sul guanto d'arme. Quello è ferro? Sì. Zoe, quanto l'hai fatto pagare? 10 a notte, 10 vitto alloggio incluso. Ok, fai 5. Grazie. Grande. Grazie Silvio. Ci stiamo prendendo essenzialmente i meriti di Arwan, esagerandoli. Per avere uno sconto non voluto. Ma è così. No, che è si per fa. Non avere problemi con per ragazzini. Anche perché poi da 10 ci passano 20. Se gli dicevamo il colore, quindi io ora manderò tutto a puttane perché ti volevo chiamare, ma questi sono spoiler dell'immediato futuro. Tranquillo, ok, le nostre se vedo la chiamata camere... a te la metto subito in silenzioso.
Ok. Zack allarga le braccia. Come vedete, la zona bar è tutta qui. Le camere sono al piano di sotto. Lì c'è la botola. Purtroppo non siamo forniti di finestre, ma c'è comunque qualche fatina a dare luce. E i bagni sono in puro marmo, quindi sono abbastanza confortevoli. No, Angie che pensa, meh, confortevoli, marmo, il bagno, un po' meno. Beh, è mattina, volete mangiare qualcosa? Sì, grazie. Ok. Ditemi pure quello che volete mangiare. Zack si mette dietro il bancone, si mette un asciugamano sulla spalla. Bene, ditemi cosa volete mangiare. Ma qualsiasi cosa di vegano sappiate, va benissimo per me. Ok, abbiamo delle buone bistecche di manzo, normalissime, qualche pesce, qualche frittura, uno stufato, ma non è di stagione. Ah. E per lei. La faccio molto breve. Anzi, fai anche per me. Ok, posso farvi dei... Ok. Arrivo subito. Voi mettetevi pure comodi e ancora benvenuti. A chi è? Io guardo Caino, vedo come sta, perché l'ultima volta l'abbiamo visto un pochino... Noi l'abbiamo visto quando lui aveva quei gli attimi di non lucidità. L'avete visto tutti. Anche perché non l'ho celato per niente. Quindi... Dammi avvicino un attimo. Ricordami una cosa, è perché io ho detto agli anni che lui è esploso. Sembrerebbe. Esploso, giusto, ok. Allora, ok. Faccio... Caino, sei stato bravo, grazie oggi in battaglia, sei stato fantastico. Ah, e qua, qua essenzialmente, se mi sono già seduto, e mi ero già seduto in tutto quanto, subito davanti a... A Calypso, prendo Crispino, se si fa prendere lo metto, lo faccio salire sul tavolo. Oh, grazie. Mi accoccio, mi acceccio. Non ho fatto nulla di diverso dal solito, anzi, sono io che devo ringraziarti. Le modifiche che hai fatto al fucile sono state molto utili. Mi sono non felice. Che... Se vuoi altre roba, poi ci organizziamo. Però ti ho visto un po' dopo la battaglia, stai bene? Intendi quando sono caduto, vero? Sì, non è che quella cosa sul viso ti sta dando noia. In tutto questo io ovviamente, visto che... L'ha coperto, ok. Sunny, sessione scorsa, mi ha detto che ha comunque una palpebra e tutto quanto, io lo tengo perennemente chiuso l'altro occhio, quindi si vede che c'è un taglio, ok? Però... Non credo sia... Potrebbe essere un... Credo, lo ipotizzo io, potrebbe anche essere confusa come una cicatrice o qualcosa. Spero. Perché altrimenti devo mettermi... Altrimenti devo mettermi a togliermi i cerotti in continuazione, non ci voglio. Sentite un... Caino, senti un respiro sopra la tua spalla. C'è Zoe che ti sta guardando con occhioni. Battaglia? Quale battaglia? Oh. È il motivo per cui siamo arrivati così tardi. Si sta avvicinando molto a te. Sono molto interessata alle battaglie. C'hai la sua scollatura davanti, praticamente. Proprio figlia di un sadio. Spazio personale, scusa. Oh, e mi tiro leggermente più in là. Va bene. Per farla semplice, stavamo aiutando delle conoscenze a risolvere un problema con dei cani. Tipo quello? Indica Lucky che è ancora con voi e si è messo in un angolino della locanda. Avete qualcosa anche per lui, vero? Oh, sì, ma è sempre così.
così come, e lo guardo. Che faccia aglia. È praticamente addossato in un angolo e si guarda attorno, circospetto. Tu, siete amici? Non ti fanno nulla. E lo carezzo. Ah no, sono sul tavolo. Comunque si avvicina e si lascia accarezzare anche da Zoe. Oh, che carino. Non è stato molto semplice, non è stata semplice per lui, credo sia ancora. È tuo? E la vedi che se lo prende in braccio e ti guarda speranzosa, sta guardando solo Caino. No, è del piccoletto qua accanto. Oh. O almeno è lui che se ne prende cura al momento. A te piacciono i cani? Questo... Ogni volta che apre bocca, essenzialmente io faccio un minimo un centimetro te. Nella direzione opposta. E prima mettersi di fianco a me e con me in mezzo. Continua così per un po' finché... Zoe, per favore, smettila di flirtare con i clienti. Ti piazza davanti dei piatti fumanti. Non vedi che lo stai mettendo a disagio? Oh, ma perché... E vedete che scende dallo sgabello su cui si era seduta. Ah, tutti quelli carini che entrano in locanda non possono mai attaccare bottone. Giovane, già impegnato il ragazzino. Cosa? No. Mi spiace. Non è un problema. Ah. Te l'ho detto, sorellina, devi accasarti. E come faccio ad accasarmi se nessuno mi parla? Stai dovete buono, scusarla, tu. A differenza mia, lei non ha ancora trovato la sua anima gemella, a quanto pare. Comunque, ecco a voi i vostri piatti. Ratatouille è solo per voi. Appena uscita dal forno. Buon appetito. Queste sono le posate. Qualcosa da bere? Qualche cocktail a base di miele pazzo? L'abbiamo assaggiato nel treno. Esatto. Sì. Oh. Sì. No, io no. Io rifiuto abbastanza. No, soltanto ok, acqua per... acqua per il pennuto. Sta guardando Calypso. Acqua per lei? Per me. Acqua anche acqua, per me. Benissimo. Il bambino acqua e lei? Distinto signore? In realtà non è un bambino, penso che possa bere il... Sono un adulto vaccinato. Non ci credo. Grande, grande no, però... Tirami un persuasione così potente che... Ma il come... giro diventa uno... Stronzate. Allora, persuasione... Perché non c'è inganno in sto manuale. Un successo. Basta. È sempre un contrapposto. È sempre un contrapposto. Adesso sono comunque bardi. Ok, è un successo. Ti guarda. Zack ti sta guardando. Ma va cagare. E ti mette davanti lentamente un bicchiere d'acqua. Qui non serviamo alcolici ai minorenni. Minorenne a me. Lucky. Se non solo tu mi capisci. Si prende le coccole. Ma beh, per questa volta. Torniamo ad Arwan. Arwan, tu sei ancora in piscina a goderti l'alba? No, in realtà... Arwan è andato un attimo in piscina giusto per rilassarsi, così da essere ancora più stanco per poter dormire ed è botta appena tocca il cuscino fino a pranzo. Ok. Voi mangiate e dormite? Sì. Sì. Ok. Però che almeno quella famosa tinozza me l'hanno portata, perché io sto malissimo adesso. Non appena arriviamo nella tua stanza, ognuno di voi c'ha una stanza a misura propria. Vi danno delle chiavi con il numero intagliato e nella stanza di Umbris c'è questa enorme tinozza d'acqua
senza niente. Addirittura pensi che di sentire un pochettino di sale marino dentro. Appena ci entri. E mi acciambello. Faccio il gatto, mi acciambello. Sul fondo, immagino. Immagino che tutti voi andiate a dormire. E fu sera, anzi no. E no, fu mattina, e fu tardo pomeriggio. Ma io dovevo parlare... Eh? Niente, ma sì. Dovevo parlare con Bonnie. Dovevo parlare con Bonnie prima di andare vuoi a dormire. Vuoi parlare con Bonnie? Ok, scusami. Scusami, no, pensavo che saresti andato a dormire. No. Rewind, andiamo da Silvius. Quando loro vanno via e c'è stato quel siparietto molto imbarazzante per me, io... Bonnie, mi immagino, spero mi abbia aspettato. Sì, sì. L'hai trascinata via. Come sta Tobias? È in grado di ricevere delle domande? Sarà fuori gioco per almeno una giornata intera dopo tutte quelle ferite che le avete fatto. Gli hanno. Colpa mia. Come vuoi? Quello che ha detto non mi è piaciuto per niente, ma non perché siano cose particolarmente strane, ma mi ha distrutto un po' di convinzioni che avevo. E quando dico questa cosa vede palesemente che mi sto toccando i due tatuaggi che ho sugli avambracci. E sono molto seccato. Mi vede molto seccato. Per la questione Artemide? Mm-hmm. Sono divinità, cosa ti aspetti? Che non cambino nome, hanno bisogno di essere venerati. Ma mi dà particolarmente fastidio che una delle mie muse ispiratrici sia il simbolo di una divinità che non dico odio, ma che probabilmente ha lei odia me. E faccio un sorriso proprio schifato, un sorriso sarcastico. Odiare schifato. Te, Silvius, non prenderla. Non essere così egocentrico, senza offesa. Matela non odia nessuno, è questo il problema. Per lei non siamo altro che fili sul suo arcolaio, sul suo telaio. Lei ci usa soltanto per i suoi disegni e basta. Non è che qualcuno le stia particolarmente simpatico, no. Beh, almeno allora questo è quello che mi ha detto mamma. Perché non farmi morire insieme a tutti gli altri? Perché forse ha da altri disegni per il tuo filo. Tronzate. Lo sai, non... Beh, se vuoi puoi chiamami sempre quando... andare a chiedere un aiutino ad Alabrai. Di solito pregare a lui dà più soddisfazioni che pregare a lei. Vi ha mai... parlato con voi o con vostra madre? Con mamma ci parla, dopotutto l'ha creata lui. Prima no, non ora, prima ho bisogno di riposo. È stata una nottata faticosa per tutti. State tutte bene voi? Non ho avuto nemmeno tempo di chiedervelo. Sì, Michelle ha dato una mano per prendere Amanda e Melinda e metterle al sicuro. Sono state le prime ad essere a trasmutarsi in volpi. Niente di grave, comunque nessuna di noi è stata ferita e una brutta disavventura di cui rideremo tra qualche anno. Comunque, se vuoi venire a dormire, noi siamo nella camera 73. Io devo stare appresso a quello. Goditi
goditi la protezione delle altre, io vado a proteggere chi non se lo merita. Ti prego, quando si riprende vienimi a chiamare. Ho bisogno di chiedergli una cosa importante. Senz'altro. E gli faccio vedere il fischietto. E recuperate la sua roba che è rimasta fuori. Calypso gli ha fregato in tasca. E mi rimetto il fischietto. E mi rimetto il fischietto in tasca. Ah, lavoro, lavoro, lavoro. E si allontana. Io salgo su nella stanza. Ok, busso entri prima. Nella stanza. Sì, busso. E dissolviamo. Pausa bagno, per favore, pausa. Esatto. Dissolviamo e pausa bagno, signorina. A porco. Ragazzuoli, ci vediamo tra poco. Non mancate. Ah. Che colpo basso, Sunny. Calm.
E siamo di nuovo in onda, ben ritrovati. Con dei capelli un po' di... Ah, tante piccole bombe oggi, che soddisfazioni questi tipi di ruolate. E Crispino non ne ha creata nemmeno una. Esatto, nessuna è di Crispino. Per ora. In realtà ora sono due satiri esplosivi. Due satiri esplosivi creati da Crispino e fine della campagna. Oh no? Faranno boom. Si scopre che in realtà Crispino è il capoccia di un... in realtà sono io tipo. Di un cartello di droga. In realtà è lui! Per fare esplodere cose. E fu sera, Walter, e fu mattina... Oh. E fu sera, e fu mattina un corno, perché e fu mattina, e fu... primo pomeriggio vi fate la vostra, il vostro riposo breve, se volete. Ditemi se volete fare fino a nottata oppure alzarvi a pranzo e fare altre cose. Io a se pranzo mi svegliano, io a pranzo mi spawno nella loro taverna, anche un po' prima di pranzo. Anche solo per discutere, sì, anche io mi sarei alzato comunque per pranzo. Ok. Se non vengo a rompermi i coglioni, rimango lì a dormire. Anzi, okay. In acqua rimango. Tu nel frattempo togliti il livello di fatica. Yes. Ah, che bello. Ma vi svegliate? Domanda, come funzionano? Cosa? I punti magia, come si ripristinano? Ogni ora di riposo ne riguadagni 5. Ogni ora di riposo ne riguadagni allora, 5. Come ha detto il non master lì. Sono full. Il master. Buono. Non master. Allora senti, la strega del party sono io. Cosa? Eh? Ok, partiamo ti da ha dato Arwan. Della strega, sì. Perché? Allora. Arwan direi che si sveglia, salvo inconvenienti. Si sveglia e si ritrova un messaggio sul cellulare. Leggo il messaggio. Allora, prima di tutto, da chi arriva il messaggio sul cellulare? Da parte di William. Leggo il messaggio sul cellulare. Cosa c'è scritto di bello? Nerin, ma non avevi detto a Nerin di fare qualcos'altro? Non la vedo da quando siamo arrivati qui in Irlanda. E chiamo Nerin proprio ista subito. Squilla. Dove sei, porca squilla. 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 Squilla vuoto. Squilla. Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. La invitiamo a richiamare più tardi. Grazie. Ma mando un messaggio a William. No, non l'avevo detto proprio un cazzo. E faccio la mossa dei soldi. Dov'è l'ultimo punto che il GPS del telefono di Nerin era ancora raggiungibile? Ok, se vuoi fare questa cosa... Cioè, lo vuoi chiedere a William oppure lo vuoi fare dire no. Prova per... La faccio io, ce l'ho messo io sopra il... Cioè, ce l'ho messo io sopra il GPS sul suo telefono. Ok, elettronica praticamente. Ah, a chiarare. Hackerare. In effetti hackera, sta hackera tutto. Quindi è più senso hackerare che cosa. Ok. Un Benny. Sai mai che okay. Sai mai che ok, sai mai che vado a segnarmelo, vai. E come 10. E come diceva la 8-ball, no. Il primo a scolare è stato Mairo. Allora, va bene. Le regole sono chiare. Quando si esplode e fa 10 o più... Va bene, l'abbiamo scuro. Già contati dei 10, quindi... Ok. L'ultima posizione che ti dà il GPS è la tua residenza in Irlanda. Quando? In che data? Recentemente. Ok, va bene. Non così recentemente, praticamente app-
appena dopo la vostra battaglia, se vai a guardare gli orari. Appena dopo la vostra battaglia con i cani. Allora gli scrivo, no, io non le ho detto niente, ma non so dove possa essere andata. Controlla se ha lasciato il telefono in casa perché non mi risponde. E intanto vado... Hai anche una foto, un allegato. Apro l'allegato. L'allegato è un insieme di ghirigori scritti in un fogliettino sottile e lungo. Mm-hmm. Sotto c'è il messaggio di William. Questo è quello che ho trovato nella libreria, appunto. Ok. Posso farti una prova per provare a capire che cazzo di lingua è e soprattutto se riesco a leggerla. Fai. Allora, è un o un linguaggi o conoscenze accademiche oppure occulto. Anzi, no. Vai. Perché magari non ti devo nemmeno tirare. Google Translate, foto, translate. Non credo ti tradurrà niente, però. Non traduce un cazzo. Può provare. No. Ti traduce qualcosa, la panetteria è aperta dal... Va bene, no, allora ci provo. Mangiaro. Allora ci provo io, quali erano i tiri. Ok, o occulto o linguaggi. Ah, andiamo. Conoscenze accademiche non ha senso. Ne, io riprovo a tirare di nuovo, dai, lo sculto. Sai mai. Lo sculto. Nascult. Lo sculto nascult. E vaffanculo. No, 4. Avevo solo un successo oggi, volevo. E niente, oggi... è successo soltanto uno sculo. Non è la prima volta. Non è la prima volta, anche l'altra... Quindi con un successo riesco ad identificare che lingua. Con un successo, no. Non hai la minima idea. Di certo non è elfico, puoi dire quello che non è. Non è elfico, non è nanico, assolutamente non è nanico. È troppo ghirigoreggiante per essere nanico. Non è una runa. Bene. I folletti magari hanno una scrittura così, Metto al lavoro le esperte di lingue, quindi mando un messaggio ad Agathe e Luisa. Ok, mandi loro questo. E dopo di questo sei libero di fare quello che vuoi. Gentilmente. Vado direttamente alla taverna dove sono loro, tanto che Lips mi ha mandato il messaggio che erano lì. Insieme a Milena, ovviamente, me la porto dietro. E Milena ti sta guardando per tutto il tempo come se non capisse cosa stia succedendo. Che è successo a Merin? Io non ho letto niente ad alta voce, solamente ho dato messaggi. Ho dato un'occhiatina. Okay. Sì, lo so, non sono tanto, non ho una grande presenza, lo so, la gente non si rende conto di quando sto guardando oltre la loro spalla. Potrebbe tornare. Volevo dire. No, in realtà sembra che se ne sia andata di casa non dicendo dove andava a William, ma vabbè, avrà i suoi motivi. Ah, beh, è sempre stata un po' strana, secondo me. Tu dici? Beh, la prima nottata che sono stata in albergo con te a Londra non ha fatto altro che stare sveglia insieme a me. Non è che mi rassicurava, semplicemente sembrava come se stessi aspettando che mi addormentassi.
Mando un altro messaggio a William. Dimmi se sui giornali irlandesi trovano il cadavere del maggiordomo. Ok, punto di domanda. Basta, non mi scrivo più nient'altro. E vado. Ah, vabbè, va bene, andiamo allora alla taverna qui di fronte. Facciamo, mangiamo un po' qualcosa e troviamoci con gli altri. Ok. A parte dolci, cos'è che mangi? A parte dolci, cos'è che vuoi mangiare? Ci sarebbe questo panino che ho visto su quella e ti indica un'enorme pubblicità di un panino stile McDonald's con così tanti strati che ti fa dubitare del fatto che possa entrare quel panino dentro lo stomaco di Milena. Ma io guardo visto mangiare panino. Un'intera teglia di tiramisù. Io guardo il panino, guardo lei. Due, vero? E per strada gliene prendo due più i nuggets. C'è Milena che al settimo cielo va in giro per strada con i nuggets in bocca e i due panini così a modo di trionfo. Sì. E poi vado comunque alla taverna. Ovviamente dopo che ha finito di sbaffarsi tutto, tanto ci metterà 3 secondi il tempo che facciamo da lì alla taverna. Ci mette all'incirca 10 minuti. E si è sbaffata tutto. Entro dentro. Arriva alla locanda. A questa locanda con il murales di un ariete che sbava. Ariete affamato scritto sulla porta in metallo. E appena entri ti dà il benvenuto questa satira con col manto e i capelli bianchi, corti, lentiggini e occhi azzurri. Benvenuto alla rete affamato. Buongiorno, desidera? Sì, volevo chiedere se ieri sono arrivate, se c'erano delle persone che conosco e volevo prenotare per mangiare a pranzo. Ah, ok. Allora, sì, ieri è arrivato un folletto, un avion. Un sirende, un avion e un cavallo. Ah, allora sono loro. Ah, è uno dei... Sì. Senta, si avvicina a te? Sì. Lei non è per caso che sa per caso dove posso trovare Silvius Zampadura? Gli ho tirato un calcio in faccia ieri, sì. Sì, lui, mi può dire dov'è? Perché? Perché vorrei avvelenarlo. Non ne vale la pena. Diglielo. Al momento. Ci dobbiamo andare. Vedi che il suo sorriso è proprio fa gli occhioni da chi, ma perché? Perché non mi dici dov'è? No, allora, se vuoi posso dirti dov'è, però se tieni la tua pelle mi sa che non è il caso che fai ad avvelenarlo. Più che altro è letteralmente la quartiera generale delle Code del Nord. Ecco, vedi le sue orecchie che se prima erano belle ritte si appiattiscono e impallidisce. Le Code del Nord? Sì. Se le sta portando a letto, sicuro. Non ho la più pallida idea. Aspetta, ma non ha senso. Da quando Jack... Dovrebbero averlo ammazzato loro. Oh. Non... E si allontana... Puoi e spiegarmi allontana... gentilmente? No, la fe... proprio... Puoi spiegarmi gentilmente? Sono un attimino confuso. Oh, niente. Che... L'ultimo satiro che ha avuto a che fare con le Code del Nord è finito più morto che vivo in mezzo a Las Vegas. Carla.
Interessante. Un certo Jack Taccomolla. Si dice che abbia cercato di flirtare in maniera troppo violenta con le cose del nord. Troppo violenta. Aia. Non è finita bene. Senti il dolore fisico per lui che è già morto. Non è morto. No? Wow. Non l'hanno ucciso per solamente perché Daphne ha detto di no. Ok. Potrà ancora avere figli? Suppongo di no. Qualcuno dice di no. Ma noi non ci invischiamo con quelli come lui. Neanche ci vogliamo parlare con quelli che cercano di... Senti, potresti... E si indica la mano perché a cui la stai tenendo. Ah sì, scusa, la lascio andare. È che noi satiri, sì, abbiamo una brutta reputazione perché andiamo, flirtiamo con chi ci piace, eccetera, eccetera. Ma Jack è uno dei più vecchi e di certo non uno dei più gentiluomini. Immagino. Si dice che prediliga gli esseri umani, ma... Beh, fortunatamente per lui non è così bravo con gli esseri umani, se altrimenti avremmo già visto la sua testa rotolare per le strade di Las Vegas. Non ne so granché, so soltanto che probabilmente l'hanno lasciato in vita perché è una buona fonte di informazioni. Informazioni? Perché... Cosa invischiamo per avere così tante informazioni? Lui viene da Londra, è vecchio come il cucco ormai. Capisco. Posso andare a piangere sul fatto che non potrò ammazzare mio padre? Se può farti sentire meglio, posso tirargli un altro calcio in faccia quando mi recapita di vederlo. Grazie. Si avvicina a te, ti fa un bacio a stampo sulla guancia e si allontana. Pat pat in testa, la lascio andare. E vedi che si allontana a pulire di nuovo i tavoli. Io rimango lì perché nessuno mi ha detto dove cazzo è la sala. Credo che e in quel momento, noi usciamo, E in quel momento ti rendi conto che al bancone, con le mani sul bancone, c'era un altro satiro. Uguale identico alla ragazza, solo che è evidentemente un maschio. Prego, dimmi pure quello che ti aveva chiesto, che avevi chiesto mia sorella. Prego, benvenuto. Sì, il pranzo e stavo aspettando anche i tipi di ieri. Allora, per il pranzo, se non per notti, è alla carta e... No, nessun problema. Stavi cercando i tizi di ieri? Sì. Ok, da quel che ho sentito comunque... anche tu hai avuto a che fare con nostro padre, quindi per te tutto dimezzato. Ah. Pezzo pieno. Doppio. Come se fosse un problema per lui, Sì, infatti. Sì. Ok, i tre amici sono al piano di sotto, stanno ancora dormendo. Se vuoi li chiamo. No, lasciali riposare un attimo. È stata una giornata piuttosto pesante. Magari inizio a bere qualcosa e immagino, mi giro verso Milena, che qualcuno abbia ancora fame. Lei ti guarda, fa un rutto molto forte da dietro, la manina, molto elegante. Ok.
Che donna. C'è Zach che sta guardando con occhi spalancati Milena. Sei sicuro che se non fosse già... Cioè, tu non sai che è sposato, ma... Se la sposerebbe, potesse. Complimenti, signorina. Lei... La sta guardando con... Lei è una ninfa? In quel momento Milena smette di sorridere. Sì? Sì? Popo. Delicata come una ninfa. Sì! Assolutamente. Io la lascio fare. Sta sudando fortissimo. Però Zach... ok. Beh, non tutte quante le ciambelle scoprono che scoprono in pubblico. Non giudico. C'è Arwan che sta trattenendo un... Sì, basta guardare tuo padre. Visto come... Visti i rapporti che c'hanno, non credo lo prenderebbero come un insulto. Probabilmente ti direbbe... hai ragione. No, ma ok, cosa vi porto? Abbiamo frittura, abbiamo bistecche. Posso farvi qualcosa anche sul momento, se volete. Io guardo Milena per vedere se vuole qualcosa. Avete gamberi? No. Sì, abbiamo gamberi. Fritti. Ok, gamberi fritti. In arrivo. È un pulso. E per me invece... Guardo una delle bistecche più costose che hanno e prendo quella. Ok, c'hai una... Non capisci come, però c'hanno una bistecca Kobe. Io ci metto le sale così. Rigorosamente. Ok. Comunque siamo svegli. E te la porta. e te la porta. Pagate insieme solamente 25 monete. 25 raggi. No. Cosa no? Paga pieno. Gliene do 50, le altre 25 per mancia. Oh, grazie, signore. Sempre perché lui può. Non pensavo che voi mezzi fatati foste così... Tu sei in forma da mezzo fatato, vero? Sì, adesso sì. Ok. Non pensavo che voi mezzi fatati foste così... pieni di cash. Beh, probabilmente arrivare dall'Irlanda aiuta. Oh, beh, un bel posto. Forse dovremmo pensare a trasferirci di là. Sì, 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 andiamo, andiamo, andiamo. Beh, ragazzi, Beh, se volete posso... Posso finanziarvi per un po' di tempo e anche per fare il passaggio. Guardi, apprezzo la disponibilità, ma qui c'ho la mia famiglia, non penso di volermi trasferire nell'immediato futuro. Beh, casomai doveste cambiare idea, fatemi un fischio. Se non ci si sa come muovere, è veramente una stangata con gli immobili al giorno d'oggi. Oh sì, 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 dai, per favore, già andiamo, 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 andiamo. Dai. E nel mentre Zoe continua a implorare Zach, anche nel retrobottega ovviamente, nella cucina, sente Arwan che continua a martellargli: cosa hai fatto a quel povero uomo? Voi vi svegliate quando vi svegliate. Con calma, sì. Tipo verso mezzogiorno. Ok. Io sono, mentre loro stavano facendo tutta questa scena, io sono letteralmente così, appoggiato seduto sul letto e dico: ma è possibile che dove va genera casino questo? Questo è Galgit style. Ma questo... Io vi odio. Hai rivolto? No, qui non è io. Dio, è non capisco lui. Lui. Ok. Vabbè, io intanto mi vesto e comunque esco. Dopo
questa cosa. Quindi. Ok, esci. Praticamente il corridoio ti conduce ad una scala, ad una scaletta di legno che porta al piano di sopra, verso la botola che noti essere già aperta. Questa botola spunta proprio dal pavimento della locanda. Esci e vedi Arwan che sta al bancone mangiando con Milena e puoi sentire dalla cucina che ancora Zoe sta rompendo i testicoli a suo fratello. Si sente la parola Irlanda, presumo, più di una volta. Sì. Che cosa gli hai fatto? No, semplicemente era un posto così tranquillo prima. Ho semplicemente detto che venivo dall'Irlanda. Lei ha detto che volevano trasferirsi e ha detto che se volevano potevo dargli qualche consiglio sulle case per spendere meno. Cioè, scusami, adesso è colpa mia perché sono irlandese? No, no, non è quello che intendevo, è che... Senti, lascia perdere. A breve esce un attimo esce un attimo dalla cucina la testolina di Zoe. Ah, tu, bel ragazzone, e ti indica. Tu da dove vieni? Ciao, Zoe. No, Dio, Dio. Grecia. Esatto. E sparisce. E comincia a tornare la tiritera, però stavolta senti Irlanda e Grecia. Uguale, stessa cosa. Mi dispiace un po' per il ragazzone. Beh, puoi sceglierti gli amici, ma non la famiglia a quanto pare. In ogni caso aspettiamo che escano pure gli altri, avremo un bel po' di cui discutere adesso. Mm-hmm. Beh, passiamo io prima intanto a Silvius, che si ritrova a dormire insieme alle sue adorabili volpi. Silvius, tu non è che semplicemente dormi con le ragazze che comunque ti hanno messo sotto la loro ala protettrice, per così dire. Tu ti svegli in mezzo a loro e, o meglio, in mezzo a un gruppo di volpi, volpine, di vario colore, che ti si accoccolano attorno, accoccolata attorno a te, e però ti rendi conto che, oh cacchio, io se mi muovo, si svegliano, o come minimo le ammazzo, perché sono così piccole che potrebbero rotolare dal petto a terra. Silvius, noto campione di Tetris, vorrebbe fare un movimento di disincastro generale e atletica. Vorrebbe arrivare così. Atletica. E vorrebbe arrivare... Oh, che testa così. Sì, va bene. Quello un 8, ok. Quello un 8. Quello un 8 sono gli occhi di tela che dicono: vai, stavolta io. Sunny inizia a fischiettare il tema di Tetris in maniera impercettibile, inizia a spostarle, a girarle, okay, e a riappoggiarle. Fai le volpi rettangolari un po'. Praticamente ci sono queste volpine che adesso sono in un unico punto accanto a te, tranquille, addormentate, che formano una cupola. Non sai nemmeno te come hai fatto, però formano una cupola. Formano un cubo perfetto. Sì, e scompaiono, no, perché ho allineato, esatto, la base, quindi... E vedo Barbara. Chi è quella più sopra? Chi è quella più in alto? Allora, quella più in alto è Michelle, una volpina arancione con due code. Ok, io la prendo e tipo la sposto leggermente, vorrei svegliarla per chiedergli un'informazione. Ok, la muovi e
La volpe apre la boccuccia per fare uno sbadiglino. Ti guarda. Buongiorno. Con i suoi occhioni marroni. Ah, Silvius. Buongiorno. Io dovrei andare... Anzi, puoi venire un attimo fuori che non vorrei svegliare le altre. Che ore sono? Guardo il telefono. Comunque io... È mezzogiorno. Mezza mattina. Ok, è mezzogiorno. È presto, va bene. Sì, ti scende dalle mani e ritorna a essere umana. Un taglio asimmetrico e le sue code e le sue orecchie sono ancora visibili. Di che hai bisogno? Di posti dove poter leggere libri sulla storia passata. Ci sarebbe sotto il Bellaggio. Il proprietario è uno spocchioso, però. Quanto? Ti converrà. Viene dall'Inghilterra. Ti converrà portarti dietro un pochettino di spicci. Ne ho. Mi accompagni? Oh, tesoro, io devo dormire. Stanotte ci avrò il doppio turno. Ma Bonnie è più resistente di noi. Guardo il mucchio di volpi. Il mucchio di volpi. Chi di loro potrebbe accompagnarmi, secondo te? Ti conviene chiedere a Bonnie se può. Tutte noi oggi dovremo fare più turni del normale. Qualcuna di noi andrà nelle varie parti più a nord. Dobbiamo controllare i vari villaggi. Chi c'era al mio 5 anni fa quando successe il fattaccio, se lo sai? Il tuo era un pochettino troppo in là. Penso che al tuo... Carla è stata una delle prime ad arrivare, ma non era lei la responsabile. Okay. Va bene, ti lascio riposare. E gli faccio tipo buppa. Gli faccio buppa al nasino. Non mettetemi nei guai. E lei si piglia il coso, il buppa al nasino. E torna a dormire. E si rimette precisa come l'avevi messa te. Perfetta. E vado a cercare Bonnie. Ritorniamo alla locanda della rete affamato. Il prossimo che si sveglia? Tutti ormai ci svegliamo. Ok, diciamo che siamo tutti svegli. Zack ovviamente esce con già le colazioni sui vassoi, per voi che avete pernottato. The best. Ve le mette lì davanti, però lo vedete che è distrutto, perché c'ha costantemente attaccato al culo sua sorella, che continua a sussurrargli cose. Irlanda Grecia. Zoe che ha gli occhi grossi così, le pupille dilatate al massimo, che già secondo me si preannuncia la scopata della sua vita. Io faccio la mossa. Mo la mando in buffering. Io faccio la mossa. Zoe, posso chiederti il secondo? Si gira. Sì. Un secondo, l'hai stoppata. Si rigira. Si gira. E un altro filetto di... No, anzi, stavolta chiedo direttamente le polpette al ragù. Con le patate. C'è Zack che ti sta guardando con gli occhi pieni di lacrime.
ha lo stipendio di un mese. Aspetta un attimo, visto. un attimo, ho male al cuore adesso, un attimo. Madonna, mamma mia. Polpette a ragù. Cogliona. Quindi l'hai chiesto a Zack di cucinarti le polpette a ragù? L'hai chiesto a Zoe? L'hai chiesto a Zoe. Zoe gli ha chiesto. Non ma io cucinare. Cucino. Lo sapevo. Ah, accidenti, peccato, mi giro verso Zack. Sorrido. Allora. Lui ti sta che... ti sta sussurrando per l'amore di me. Gli sussurra voce altrettanto bassa. Se ti chiedo da bere, invece me lo porta lei? Oppure non fa nemmeno quello? Mentre voi discutete, infatti. Ok, mi alzo io. Grazie. Perché mo la mando in buffering, vi giuro. Allora, mentre intanto presumo che abbia ripreso a parlare nell'orecchio il fratello, foraccio. Vai carino, vai col fascino. Allora, letteralmente quello che faccio è avvicinarmi a Zoe. Mettergli una mano sulla spalla, girarla verso di me, ok? Poi prenderle letteralmente volto in modo da fissarla a guardare me. Ehi. Ok. E già questo dovrebbe averla stannata per almeno 5 minuti. E infatti la giri agli orecchie basse e diventa rossa da capo a piedi. Pensi di aver visto un funghetto nucleare partirle da sopra la testa? Imparentato con Caino, oh no, mi dispiace per te, fra. Scordatelo. No, mi diceva. Lo so, però. Sì? Qualcosa da bere? Vado a prendertelo. Tu non hai chiesto niente. E io, infatti io gli do corda, nel senso vai, fai quello che vuoi. E mentre Gesù, se ne va, ok? Per aumentare ancora di più la dose, ok? La seguo con lo sguardo. Poi appena entra nell'altra stanza... Oh. Per Cernunnos ti ringrazio. Sei molto insistente tua sorella quando vuole. Cosa? Sai essere molto insistente tua sorella quando vuole. Dovresti vedere l'ultimo che ha cercato di scappare da lei. Questo non è un mio problema. Vivo. Mi basta volare. Sì. No, beh, e qui subito dopo mi aggiungo. Non per nulla, però come ho detto anche... come hai scoperto anche ieri sera, non sono in cerca di relazioni al momento. Ah, è perché siamo imparentati con quel caprone? No. E qui prendo il cappello, ok, me lo sistemo meglio in testa. Sono già accomodato, diciamo così. Ah sì, fidanzato quindi. Buon per te, perlomeno se ne dovrà fare una ragione. Mia sorella c'ha tanti punti negativi, ma almeno non va dietro quelli già accasati. Per fortuna io ho sempre un bambino, quindi... Non lo dire troppo. Cioè, c'è Aaron che ci prova. Quindi, e qui mi rimetto seduto, essenzialmente. Stavamo dicendo, gente. Bene, godetevi la vostra colazione. Io, se mi volete, sono giù nel corridoio a godermi un po' di sano silenzio. E qui, mentre lui si dirige, se posso consigliare, vai a fare la spesa. È un subito, in effetti manca qualche cereale. Lo vedete che esce dal... se c'ha una boccettina, la beve e esce dalla locanda. Ok, ora che abbiamo qualche... guardo verso la cucina. Direi qualche minuto. Ok. Più passa il tempo, più la situazione si fa complicata. Perché credo ci siamo arrivati tutti al fatto che gli attacchi non sono così.
non sono usciti fuori dal nulla, c'è qualcuno dietro. Non credo sia un... questo è poco massimo. Non credo sia una notiziona per nessuno. Ah, no. E piccola cosa, così lo dico anche a favore di Camora. Io prima di uscire, ok, o mentre stavo aspettando gli altri insieme ad Arwan, ho inviato il messaggio a Silvius dicendogli appunto di questo posto. Mi dici? E anche il fatto, guarda, abbiamo trovato sto posto, ci sono gente col tuo stesso, ci sono i tuoi figli autoprogrammati tali, ok, e non sembrano andare molto d'accordo con te. Ah. Vi siete scambiati i numeri di telefono? Sì, sì, prima perché prima. Gli ho dato le mappe. Ok, torniamo al capannone delle volpi del nord. E Silvius, tu ricevi questo messaggio. Silvius, vista selettiva, siamo qui. Ignora il resto del messaggio, l'importante è che stiano bene, va per i fatti suoi. Vada Bonnie, se la trova. Ok, la trovi che sta praticamente dormendo in forma volpe vicino a Tobias. Tobias, schifo, immagino. Noti una cosa: se le altre sono delle... se le altre volpi del nord, quando sono in forma da volpe, sono piccoline o comunque volpi normali, Bonnie è un cane di più grossa taglia, è la dimensione di un alano o di una pantera. Solo che ha tre code. Beh, considerato com'è Daphne, che è enorme, non mi faccio nemmeno più di tante domande. Mi viene da pensare, vabbè, sarà lei la prossima linea di successione se dovesse succedere qualcosa a Daphne. Comunque, Tobias, come sta? Oltre che morto. Morto. A parte... c'è Daphne? Cioè, vedi che respira, comunque. Ok, sì. C'è Daphne. Senti anche che russa. Qualche volta fa un... fa parecchi suoni tipici di una persona con problemi del sonno. Vedo Daphne in giro, perché comunque Daphne era lì la sera. Daphne, sei sicuro che sia, no, come al solito, in fondo al capanno? Okay, però... io mi metto lì da Bonnie, tipo gli faccio così sulla testa, piano ovviamente. Ok, le orecchie si muovono e piano piano apro un occhio. Ah, buongiorno. Dovrei andare al Bellagio. Al Bellagio? Vedi la sua bella, sì, dentatura. E indico con un dito, indico Tobias. Tutta la questione di ieri sera. Caino è impazzito quando ha detto quella parola in druidico. Mi è sembrato di capire. Lui che ha avuto il mio stesso medaglione. E poi tipo gli faccio vedere il messaggio che io non avevo finito di leggere. E i miei compagni stanno bene. Perché parla di una figlia? Dei figli? Ubriaco, palesemente ubriaco. Io non ho mai avuto moglie né relazioni stabili. Ho viaggiato per tutta la vita. Sicuramente deve aver bevuto troppi cocktail a base di miele pazzo. Allora, avrà la lucidità di incontrare mia sorella? Quel piccoletto mezzo fatato ha chiesto di avere più informazioni sulle nostre indagini. Io gli rispondo intanto: stai bene? Bevuto troppo?
a Caino tramite messaggio e poi rivolgendomi a Bonnie. Io purtroppo Umbris mi ha detto un po' di cose che sono successe da quando li ho abbandonati, ma sai come sono, gli anziani tendono a fare giri assurdi per riassumere dei concetti, quindi ammetto che un po' mi sono perso a metà. Non so se posso darti una mano io in quell'ambito, però quindi mi puoi accompagnare al villaggio? No, per favore, ti prego. Ok, dopo tutto ciò, meno turni delle altre. Si alza e torna ad essere in forma umana. Mentre ci avviamo, gli dico... mi è stato detto che il tipo della biblioteca, o comunque del posto dove dovrei andare, è un tipo strano. Ah, sì. Mi pare che si chiami... chi se lo ricorda? È un fantasma. Tipo strano, ma è un tipo che gli piace l'arte, quindi facilmente corruttibile. Che genere di arte? Qualsiasi arte? Musica? Qualsiasi tipo di arte scritta. Dopotutto è il padrone di una biblioteca. E tipo, lei è ancora assonnata, ma io intanto la sto spingendo, perché quando mi ha detto... E tu la stai spingendo, sì. Lei si lascia spingere. Devo guidare io? Ce la fai? Tu non tocchi la mia moto, Silvius. E tocco la sua moto, tipo, se... Come si fa? Se... Dai, e lei ringhia. Lei ringhia. Gli ringhia. E dopo un po' scuote la testa, ti mette sulla moto di peso, ti anche fa partire la moto. Ok, bellaggio. E con un'impennata partite. No, niente, in realtà siccome guida veloce non ce la faccio a tipo stare aggrappato e scrivere un messaggio a Caino, quindi no. Glielo scrivo appena arrivo. No, glielo scrivo. La guida spericolata di Bonnie te lo impedisce. Ricordiamo che Bonnie ha ucciso una persona parcheggiando. Esatto. Fai un tiro di spirito per resistere alla sensazione di vomito. Il nuovo meme non è più falafel. Quanto ha fatto? E resiste, signori. Il conato di vomito. Ah, no. Non l'ha fatto, è l'ha fatto su intelligenza, non spirito. No, è vero. Che palle, però. Vabbè, però. Non so cliccare, scusate. Segnate sculo per quell'uomo lì. Vedi? Hai un doppio sculo. Sì, tu però non è che semplicemente. Tu non è che semplicemente resisti alla sensazione di vomitare. Tu letteralmente sei con una mano che ti tieni al sedile posteriore, con l'altra sono tutte quante le macchine che... No, voglio suonare una musica da tipo film di corse, quindi col flauto voglio suonare. Me la sento, me voglio fare lo sborone, voglio suonare una una colonna sonora. Ok, sì, suoni con il flauto di Puck questa musica alla Fast and Furious. Sì, posso fare esibirle o no? Se vuoi, fai pure, è tutto flavor, ma non ci sarebbe nemmeno bisogno, hai fatto già... Sì, va bene. Sì, l'ho fatto uguale. Scusate, in questo momento conta. Te l'ha detto, va bene, conta, dai. Va bene, fatto un tatuaggio, ti sei fatto un tatuaggio della luna, dai, te lo concedo. Vai e fai. Uno, ne ho 18. Uno. È tutto dietro, vabbè. Sì, comunque è la canzone di Tokyo Drift. Tu, però, beh.
col flauto, non sa manco lui come, ma lui può. Lui può. Lui ci riesce. E siamo di nuovo alla locanda. Tu ricevi questo messaggio da parte di Silvio, Skyfino. Sei ubriaco? Figli. Perché? E la mia unica risposta è: ma mi hai visto? Cioè, secondo te posso essere ubriaco così presto? Anzi, posso essere ubriaco, punto. Altro può rispondere, è lì che fa. Beh, no, effettivamente sì, tu ubriaco è un po' difficile. Sì, ma io l'ho visto mezz'ora in una settimana, quindi... Cioè, che ne salta. Ma no, Crispino, è un bravo Lucky bimbo. Che ti sta chiedendo da mangiare con occhioni grossi così. Oh. Gli do un pezzettino della mia roba, lo spelucchio. Sì, sì, sei piglia tutti. È una rispondo... rumenta. Un cane, una rumenta. Oh, è bravo. Sei bene ora? Ti sei ripreso un pochino? Dai, accarezza ancora. È molto contento. Comunque rispondo a Caino che stava parlando di cosa era successo. Dovremmo parlare... Daphne parlava di qualcuno che aveva consigliato di parlare. E poi c'era quel tizio, come si chiama? Tobias l'ha chiamato... Truban? Quel politico? Posso parlare, Crespino? Vieni qui un attimo. Dimmi. Mi giro, perché dovrebbe essere lì. Ti prendo, ti alzo. Ah! E ti porto da un'altra parte. E Lucky ti segue. Lucky ti segue, perché sei la sua fonte di cibo attualmente. Lucky, tranquillo. Stiamo parlando. Ormai è tuo. Fine. Dimmi, Arawan. Quale biblioteca? Ah, te l'ha detto. Oh, ok. Non è più un segreto, meno male. Sono... pessimo con le bugie. Vicino a dove stavo io c'era una strana biblioteca sotto le fogne. Non avevo mai visto una biblioteca sotto le fogne, almeno non così. E credo che c'era un tizio e in quella biblioteca ho visto qualcosa simile, Sunny, simile al volto del demone, vero? Ok. E ho visto ti ricordi il demone che abbiamo affrontato, quello di Williams, quello della era terra? William era lui, era comunque lui. Ho visto qualcosa, forse disegnato, non mi ricordo bene, un volto simile o qualcosa, un disegno forse era. L'unica cosa che ho trovato è stata questa e tiro fuori la foto del fazzoletto. Cosa vedo? Vedi uno scarabocchio. Non capisco niente. Lunga pergamena sottile. Fammi un tiro di occulto di linguaggi. E non ho nessuno di due. Vabbè, vai. Bella merda. Lo vedo no. Anch'io. Vabbè, riprovo. Se ti ha seguito, sì, comunque non... Oh, zero. Non posso fare di intelligenza, no, Domanda, sì, ma lo vedo anch'io quello che guido. Cioè, se sei seduto abbastanza vicino, sì. Sì, non siamo cazzo! Era una cosa importante questa, riprovo. Ok, quali erano i tiri, ricordami? Occulto o linguaggi. Occulto o lingue. Io qua sulle abilità ho unicamente le tre lingue che conosco tramite il, appunto, il ok, allora fai occulto, se non sai... precisamente qual è, diciamo che occulto è la cosa che ti fa capire che cosa, quale lingua è. Speriamo che vada bene questa, anche se, no, se non è una lingua vera e propria, vediamo quanti benni hai. Sì. Sì. Non lo so nemmeno no. Io come lo so. Ok, va bene, io guardo. Caino, ma tu sbirci. Immagino che sbirci comunque mentre loro parlano. Correggimi se sbaglio. Sì, ho voglia. E vedi questa cosa. E il terzo occhio ti si spalanca.
Io manco me ne accorgo in questo momento. Cioè, no, te ne accorgi, perché improvvisamente la tu vedi allora, ecco, avevo un terzo occhio, ti allarga la visuale. Ok. Te ne rendi conto di averlo aperto, però non l'hai aperto proprio consciamente. E appena guardi quella strisciolina, ti rendi conto che è druidico. Ma che palle, sti druidi di merda. Aino, si sta segnando qualcosa. Riconosco la lingua e basta, oppure non so, in qualche modo riconosci che la lingua ha due parole. Ci sono solo due parole sulla... Riesci a capire che quei ghirigori formano due parole e basta, però non riesci a tradurla. Sai che è druidico e sai che sono due parole. Ok. Allora, voi mi vedete letteralmente che mi sporgo comunque dall'altro lato del tavolo dove stavate voi, a guardare l'immagine al contrario, e se qualcuno mi guarda, indipendentemente, vedi che all'inizio sto semplicemente guardando appunto il foglio, poi appunto l'occhio si apre. Sono un po' sorpreso, ma neanche tanto, poi i miei occhi si spalancano ancora di più quando riconosco il testo. Fammi vedere bene, e allungo la mano verso il telefono. Lo giro verso di te tranquillamente. Ok. Ti capisci qualcosa? E Calypso, tu sei con noi, presumo, no? Sì, sì. Perfetto. Allungo il telefono verso di lei. Due parole, druidico. Due parole, druidico. Tutto quello che sono riuscito a capire. Anche se... Ma Umbris? Scusate, mi sono perso un pezzo. Io non so se dovrei saperlo di default. Umbris sta lì, non mi reagisce. Non è che non reagisco. Come faccio a reagire? Spiegamelo. Beh, in effetti lui non c'entra niente, lui non sa niente di base proprio. No, ma non c'è. Non è questo il discorso. Non c'è proprio, non era non ci sono. No, ma come semplicemente non ti sei perché non è c'è fisicamente. No, Sunny, non ho avuto tempo di dirti che cosa sto facendo adesso, visto che saltate tutti quanti. Scusa. Avevate detto che eravate svegli tutti. Sì, svegli. Ma io non ho mai detto che ero uscito. Beh. Sto mollo nella vasca tutto il tempo. Ok. Beh, ora lo sappiamo. Okay. Ora lo sappiamo. La prossima sessione. Ma Umbris dov'è? Vabbè, Umbris. Sarà morto. Era vecchio. Umbris. Andiamo da Umbris. È il meme. Hashtag non è vecchio. Hashtag non è più vecchio. No, sono molto bravo a recitare. Un altro discorso. Io sto piangendo. Nell'acqua, cioè, tutto sto quindi sì. Tutto sto quindi praticamente il livello dell'acqua senza. Sì, sto piangendo. Nessuno mi sta venendo a dire niente, quindi prendo i miei comodi 20 minuti a piangere per motivi che te, Sunny, ben sai, visto che era da 87 anni che non aveva problemi di respirare in questo modo. Però tu ti rendi conto di una cosa, 87 anni fa. Non hai avuto incubi. No, li ho avuti lo stesso. No, no. I miei incubi ricorrenti. Beh, i miei incubi ricorrenti ci sono. No, no, te lo posso assicurare. Non hai avuto incubi. Beh, ce li ho adesso. Da sveglio. Quindi buono. Sei stronzo. E niente. Niente. Io ci provo, raga. Io ci provo. Però dopo i 20 minuti mi ripiglio. E mi cambio ed esco dopo 20 minuti. Esattamente. Ok. Un minuto di più. Discutiamo. Sali su e finalmente. Però non metti i guanti d'arme. Ok, lì. Acqua. No, li tengo in mano e basta. Ok. Alle mani in mano. Letteralmente. Sono i miei tentacolini. Ok. Oh. Cheat. Arrivi che stanno tutti quanti attorno a questo cellulare e Calypso si sta avvicinando per leggere qualcosa, immagini.
non si sente. Anna, non ti ci sente? Non ti sentiamo? Ok, ora mi sentite? Ora sì. Io non so se il druidico lo so di default, visto che sono druido, in teoria. Provaci. Ce l'hai nella tua lista delle abilità? Oddio. C'è pure l'abilità di saper leggere il druidico? Sì. Non ce l'hai? Tira senza abilità. Prossimo ad apprendere druidico a tutti. Se vuoi, quasi sicuramente avrai una CD sicuro più bassa della nostra, Benny, per capirlo. Mi accontento del 6. Si accontenta del 6. Funziona. Ok, quello è sicuramente druidico. Oh. Ok. Strano. Riesci a capire addirittura che è druidico dei Carpazi. E c'è scritto Silver Pit. Lo riferisco agli altri e aggiungo, ma non ho la minima idea di cosa voglia dire. Dammi tre secondi. Dammi tre secondi. La prima cosa sarebbe cercarlo su Google. Internet. Colo. Però vai, non credo che troveremo nulla vista la reazione. Vabbè, di Vabbè, ma proviamoci, magari è un posto. Umbris, tu senti Silver Pit? Sì, sto arrivando, quindi sì. Fai un tiro di conoscenze comuni. Alleluia. Ricordavo infatti che fosse una cosa che potevo conoscere io. Le sue conoscenze comuni. La prima cosa che conosce Umbris. È un evento da ricordare questo. Non conosce un cazzo. No, ha fatto un 5. Benna. Sì, dai. Benno. È praticamente finita. Esatto, tira giù tutto, chi te ne frega. Benna. Un altro. Sai che lo devi capire. Oh. Oh. Signori, ha sculato Umbris. Finalmente. Sia lode. Certo. Vuole fare un tiro d'occulto, faccia. Ma sia calmo. Occulto, faccia. Ma sì. Occultiamo. Golf club for Umbris. Stava Umbris prima 3. Yes. Umbra qua. Dai. Guarda, per il tanto siamo alla fine, non posso anche rifare. Guarda, io come al solito ogni tiro di occulto possibile non lo faccio perché non ne so. Madonna! Sì, però Calypso ne sa. Vai Calypso! Calypso ne sa pacchere. E è un scusi, di anche occulto, vorrei notare. Ma scusi? Lei sa. Ne è sicura. Altro che druida è di più, è la mister. È druida. Non è druida, cioè, lei, quindi lei è una finta. La capa. È stata adottata da un sirenide, ma non lo sa. No, in realtà, Umbris, durante le sue parlantine, mentre andavamo in giro per Londra, me l'ha detto, io me lo ricordavo. Vedi. Allora sono utili quelle romanzi. Arwan, che ha fatto 9, potrebbe saperlo. Lui come cazzo ci è arrivato? Perché ha sentito me che ne parlavo. Appena spiegato. Oppure non ci sei arrivato perché bisognava fare più di 10. Molto semplice. Anche. Bene, Sanni. Abbiamo rotto il master. Abbiamo frizzato. No, sono viva. Stavo solo facendo cose. Stava cambiando la musica in quella da Yes. Benvenuti a Blu Notte. Qual è il mistero di Silver Pit? Paura, colpi di scena, attenzione. Io non riesco più a sta cosa sul serio, raga, scusate. Doveva essere dalla prima una campagna. Ok. Serio. Ah, credo tu abbia preso almeno 3 persone sbagliatissime per fare sta cosa. Ok, tutti quanti voi. A partire da chi ha fatto meno. Crispino, tu semplicemente senti un brusio. Silver Pit, boh, che se ne frega, latte così dolce, ti sta leccando la faccia. Tu stai bene, ti sta coccolando, ormai sei diventato il suo padroncino.
Caino, non hai fatto tirato. Niente. Non hai tirato. Io di occulto so zero. Stai aspettando totale. Che qualcuno. Ok, va bene. Arwan. Sì, deve essere. Ah, ti ricordi che Silver Pit è anche il nome di qualcosa che sta al largo del mare dell'Inghilterra? Non hai. Boh, non sei esperto di questo genere di cose. Calypso e Umbris, invece, avete tutti e due la stessa realizzazione. Uno consciamente, l'altra che come al solito si chiede: io come cazzo le so queste cose? No, io, questa volta io glielo concedo a Umbris, lo so perché lui me ne parlava durante le famose okay. camminate per... Va bene, se vuoi perché... che sia così va bene. Sì, cioè, questa è l'intuizione, quindi dico tipo: ah sì, Umbris, me ne parlavi a Londra mentre stavamo cercando quel tizio là. Non è importante. Quello. Umbris. Quello. Silver Pit è conosciuto nella storia dei Sirenidi come una grande catastrofe, o meglio, il risultato di una grande catastrofe provocata da niente meno che Oberon e Titania nel 1300. Si narra che i due allora coniugi avessero iniziato, in termini non aulici, darsene di santa ragione, così tanto che a un certo punto la regina Titania spinse Oberon così a fondo nel mare da provocare un cratere sottomarino che per gli umani e per i fatati si chiama appunto Silver Pit, il pozzo argentato. Che finito di scrivere. Io no. Domanda. Che a mano. Tu hai l'occhio. Domanda. Fai scrivere a lui. Sanni, domanda. Per questa cosa qua, nella società sirenide, come è stata presa? Bene, male? La creazione di Silver Pit. Essendo che all'epoca eravate ancora in catene, la cosa fu presa come: ok, hanno sbroccato, va benissimo. Se non che, dopo questo avvenimento, appunto, Titania iniziò attivamente a cercare di rendere la vita migliore per i sirenidi. Qualcuno dice per un senso di colpa, siccome qualcuno, c'erano dicerie che Silver Pit una volta fosse il luogo di un villaggio sirenide. Arrivo, Ok, ho questa realizzazione. Mi metto a ridere. Quindi? Ah, Silver Pit. Una catastrofe, un disastro. Interessante, sì, di più. Molto interessante, sì. Oberon e Titania che hanno avuto la loro... tafferugli da coniugi, ovviamente. Titania che spinse Oberon in fondo al mare, creò questo Silver Pit
e si dice che abbiano distrutto dei villaggi sirenidi. Oh, porca di quella puttana! Arwan si alza letteralmente e inizia a chiamare prima William. Oh no, di nuovo. Ok. Ti risponde. Pronto? Sì, spoiler, devo fare di nuovo tutto il giro di chiamate. Questa pronto? Volta riassumete per l'offerta. Diciamo che le fa... Oh, sì. Ho tradotto il foglio. Cosa hai tradotto? Silver Pit. Cosa c'entra quel buco di culo in fondo al mare? Allora, mettiamola così. Abbastanza di recente, e penso adesso più o meno, ha apparso dei medaglioni di Widows intorno al mondo, e questo Silver Pit, che è un buco creato da Titania e Oberon facendo, mentre facevano le loro cazzatelle e rovinano il fondale marino. Un dio perduto degli abissi inizia a rompere il cazzo a... Oh mio dio, i domini di Oberon e Titania. Una divinità adirata? Widows, per adesso è la pista più logica che abbiamo. Non credi? Ok, mi concentro su questo Widows e... Bah. Vabbè, sì. Sei una chiamo divinità. Io o gliela dai tu? Gliela dai tu la notizia di Archibald che deve prendersi dell'attrezzatura da scuba? Da scuba? Oh no, no. Oh sì. Ma lui è un mezzo gigante di tuono. Cosa pensi che vada a fare in mezzo al mare? William. Archibald, scusa. Archibald? Ok. Sì. William. Cosa c'è? È il commissario degli affilati di Londra. Può mandare letteralmente chi cazzo gli pare, non deve andare per forza lui. Va bene. Chiamo Archibald. Click. Lo richiamo. Cosa? Perché cazzo mi chiudete tutti in faccia? Avvertilo dei fottutissimi medaglioni che controllano la mente. L'ho già fatto. Oh, bravo. Adesso li chiudo io in faccia. Ok, altra chiamata che devi fare? Ovviamente a Eloise, pronti via. Eloise, sia. Pronto? Silver Pit. Perché mi devi far vomitare più volte in una singola giornata? Perché? Perché abbiamo trovato sotto i tuoi bellissimi domini una biblioteca nascosta, anzi il folletto l'ha trovata, in cui è rimasto solamente un foglietto con scritto Silver Pit in druidico. Arwan, anzi, Deep. William. Deep. Se è come penso, io non posso dirti niente. Oh no, è veramente come penso anch'io. C'entra lui, vero? C'entra lui. C'entra io lui. Non posso dire niente. Ok, perfetto, ho ragione. Cazzo. Ok. Contatta la sua vecchia fiamma o buona fortuna. Chi? Vecchia fiamma. Wait a minute. Bravo. Ma ad un messaggio perché... No, un vocale. Chi cazzo è la sua vecchia fiamma? Scoprilo. E noi nel mentre stiamo così. Risponde che ci a caratteri cubitali. Titania. Ok, adios. Ok, ragazzi, ho una buona notizia, una brutta notizia e una pessima notizia.
Parti dal peggio, sali. La brutta notizia è che dobbiamo finire abbastanza in fretta quello che stiamo facendo qui, perché abbiamo già un'altra pista. Quella ancora peggiore c'entra Oberon. La migliore dobbiamo probabilmente tirare un pugno in faccia a Oberon. Non è chiaro. Perché Oberon... con questa battuta Silvius entra in locanda seguito da... È vero che lui non ha seguito nulla. No, io non seguito da Bonnie. In un altro... Ah, dove volevi andare? È al villaggio. Io però avrei la chiusa. Perché volevo un caffè prima di andare da quel tizio. Hai idea di quanto sia pesante? Ah, siete qui. Ah, sì. Io vado da Caino. Che cazzo significa che ci sono i miei figli qui? Lo urlo, non me ne frega un cazzo perché sono in quel momento esce la ragazza, ho scoperto. E noi... Che cazzo significa? Io faccio... Che cazzo è Enzo? In tutto ciò. Mi preparo a placcare Bonnie. lo mi preparo a placcare Bonnie, che sì. Siamo in due. No, allora, tu ti prepari a placcare Bonnie, io guardo Silvio, so che con letteralmente una... Dopo aver visto Zoe che usciva... salta bene i piedi per terra. Guardo... Cosa? Mi stai prendendo per il culo o no? Apre la porta. Allo? Zoe. Uno. Aiuto. Silvius, tu vedi questa satira? Come è descritta poco fa? Ti rendi conto che ha le tue corna? Io la fisso. Due occhi azzurri ti guardano. Due occhi verdi guardano lì. E in quel momento cazzo, ma due contro uno non vale, dai, vedi, dai, che va si bene, abbassa via. E questa satira con uno slancio supera il bancone con un salto e ti placca. Vabbè. Prova a signori, fermarla, questa, tipo... questa è la vabbè, fine della sessione. Io non lo so. Questa è la fine della sessione. Ottimo. Domanda: devo placcare Bonnie oppure no? Vedremo alla prossima puntata. Arawan, non ti devi... Ti prego, fai che cazzo ti pare, ma non ti mettere fra me e lei. Poi puoi anche esplodere per quanto mi riguarda, ma non ti mettere fra me e Zoe. No, sarà bellissimo. No, Bonnie, io voglio placcare Bonnie. Indipendentemente dalla scena che succede, indipendentemente dalla scena che succede, io non faccio niente, è questa. Cazzo. Io che ho una tazza di tè in tutto questo che stavamo a discutere, dopo aver detto questa cosa a Silvius, bevo e poi arriva, vedi proprio Zoe, Silvius, spariscono dall'inquadratura. Io così. No, ma cos'è che mi hai detto? Cos'è che mi hai detto che non ho capito? Salda i piedi a terra. Salda i piedi a terra. Perché lo sapevo da i piedi caricato a terra. Lo sapevo, ti avrebbe caricato, ne ero certo. Ma in realtà va bene così, ci sta. Quindi prossima sessione, wrestling. Prossima versione non ha un poco di litigio familiare padre-figlia. Dai, signori, ma non è finita la sessione, andate in pace, la messa è finita, come direbbe la cavaliera. Oh, cito, cito, io non fributo. Lei non mi sembra molto d'accordo, però. Come? No, la cavaliera dice mamma anche a volte. Non è il caso di dirlo. In countdown. E la... No. Bene, chiudiamo. Signori del pubblico, grazie per essere rimasti con noi. Se siete rimasti con noi fino adesso, non lo so, io non sto guardando la chat. Vendetta non c'è vendetta più, non è c'è morto. Più. Gli altri non lo so perché l'ultimo messaggio che vedo è appunto è Vendetta che saluta. Ok. E niente, alla prossima settimana. Voi mi ritrovate comunque domani con le animazioni del Mori. Non ci devo pensare. Ti arriverò in tempo.
cosa succederà? Silvius sopravvivrà alla furia cieca di sua figlia, si renderà conto che ha dei figli, chi lo sa, ma molti sperano di no. Il meme dice alla prossima, e come sempre ricordate, i bombi stanno nel mondo mangiando la foglia, ma Bonnie vi secca prima. See ya. Siamo offline, siamo offline. No, non ancora. Tardi.